meno della metà. Ma no, no, non so se lo può spostare. Cioè non so se quella linea poi interferisce sulle linee di No. È autonoma? Senti un po', perché ho il traduttore il traduttore ha bisogno di spegnerlo.

Ci siamo? Ci siamo, sì. Cosa?

Okay.

Good morning. I am Pietro Mazzola and I am the proxy to internationalization for this university. I have the honor and the duty to open this extremely interesting meeting. And I'm doing this, uh, performing my role. Signaling how this university, uh, for years, thanks to uh, our offices' jobs, started uh, a very important walk towards internationalization, thinking about it as an opportunity and a duty towards our community our professors and our students and this path of international opening it's a process that implies different activities of international presence of opening towards international students of setting up uh, Courses open on the international market, of development of a research activity, confronting with other colleagues and with topics that are part of the international debate. Also, inviting international colleagues to tell their experiences. But internationalization. Clearly implies uh, availability, interest, and will to invest on uh, central topics, topics that are central to the political uh, international debate, and not just remaining closed in our rooms. And this is a fundamental topic for our university's growth the topic we're facing today here thanks to our colleagues and experts that we invited today and most of all uh, thanks to our three extraordinary hosts that we have today this topic reflects our university's mission of participating to important debates on a political social and cultural uh, level and this is clearly an extraordinary interesting topic and this was just to explain how uh, i consider my role here today a big opportunity to see what our university organized and to allow everyone to listen to uh, thoughts and direct experiences of such an important topic. Just one last thing before closing, because I don't want to steal time to people that have important things to say. Last week I had a lesson in my course, uh, a course that is all about business. And in this lesson, I was uh, making a reflection about how today's topic uh, would bring insights to everyone. A topic that I want to bring into my classrooms this topic about the uh, system of business, uh, families, and societies. I was making some examples. And to tell about uh, issues and differences that we can find in these uh, different systems that we find in the world, how the Afghan experience can teach us a lot about how things can be extraordinarily different and can require a, a huge commitment. On part of people on part of people to ensure a precise uh, functioning of things. Oh. So this is why I believe that today's meeting uh, is perfectly in line to our university's mission, extremely important uh, under different profiles that we uh, teach in this multicultural university. Thank you very much and la leave the floor now to uh, my colleague Giovanna Rocca pro-rector for research of this university. Buongiorno. Allora, coerentemente con il mio ruolo, comincio con una diciamo una presentazione

Of intellectuals I mean, so from that a dictatorship. dictatorship. Talking with of the center of the biggest uh, um, college campus of Kabul's uh, college.

of, of compromise, and this is all due because of is bad. Bad. There are almost three thousand. You're not coming to the.

Il rettore uh, scrive su Twitter: okay. "Quando non creeremo un ambiente islamico, le donne dovranno rimanere a casa. Niente lavoro per le donne. In environment, uh, environment uh, women uh, will stay home." Presto un ambiente islamico sicuro. Qui aveva già scritto in un altro tweet prima di promettere che con lo slogan Make KU Great Again. Quando scriveva di un piano in fase di elaborazione per accogliere le studentesse, diceva però, a causa in elaborating his plan to welcome students due to uh, the lack of women teachers, we are allowing uh, men teachers. To teach female students uh, with a curtain in their classrooms. And this is why they created a plan to allow women students to receive an education. For 20 years, from 2001 to, to 2021, the Afghan institutions uh, were founded by international institutions, founding 43% of the GDP, 75% of public spending. Everything depended on aid when the taliban conquered kabul uh, the aid was frozen the economy uh, crumbled inflation decreased unemployment increased sorry and unemployment increased as well we use this word uh, humanitarian aid humanitarian means in favor of humanity but in this crisis uh, due to this crisis, uh, this word in the media uh, was used as a false friend, meaning a humanitarian crisis, meaning a suffering uh, experience. I think it's uh, uh, only right to be able to uh, understand words as we mean them. The first crisis meant that uh, public universities had to close. From mid-August, all public universities in the country were closed. Just private universities were open with significant changes, especially for women that have to bear uh, social and economic issues. Many female students left the university. Some. Uh, went abroad, but especially uh, people coming from rural districts couldn't come to urban areas. Of course, their expectations and the aspirations were uh, lost. This is an opposing tendency uh, compared to the last 20 years. In 2001, there were 7,000. Uh, students in the 39 public universities of the country. Two years ago, according to the Ministry of Education, they had nearly 2, uh, 200,000 students. In private universities, uh, there were even bigger numbers. So today, we have 129 public universities. Some institutions were used as um, ideological conditioning institutions in the case of american university of kabul uh, due to their international conditioning uh, they ended up uh, as a target from the taliban but young people uh, are thirsty for knowledge they want to learn and therefore, the arrival of the Taliban might interrupt this expansion phase of the last 20 years. Just a couple of words about uh, af Afghan universities. For example, the University of Jalalabad, the rector sent a message uh, stating that uh, they passed from 1,000 to 76 uh, applications. They are trying to reduce costs by 30% for women and 15% for men, but uh, nonetheless, they are registering a reduction of students by 70 to 80% of new applications. The same is true for the University of Ghazni. Before, uh, they were between 2000 and 2000, uh, 200 and 250 students. And nowadays they are between 70 and 100. Of course, the first cause is the economic crisis. With the crisis, education is not a priority anymore. And then the second, uh, the second uh, cause is all about the subjects that are taught. Most of them. Do not ensure a workplace for female students. This might seem banal, but um, in Afghanistan, if you need to go to the doctor, especially a gynecologist, uh, a woman always needs to be accompanied by a man that answers to the doctor's questions instead of her. This implies. Uh, Huge issues for communication between patient and doctor. So, obviously, there's a lot of worry and a huge psychological um, rebound on students. In many interviews with Afghan students, we find that education is the most important thing. If the education uh, grows and uh, is improved uh, life improves improves as well we will now show another video a contrasting voice of someone that decided to remain not all intellectuals, professors, especially women, flee. and not everyone are trying to flee. Raina arapalzai, 65 years old, teacher of pharmacy and chemistry at the university of kabul, the biggest uh, in study institution of the country, decided to stay. we need to oppose to this regime, not everyone has to flee and we need to contrast this brutal regime. she taught illegally uh, underground from 96 to 2001 and as a woman kept uh, studying and working secretly. The professor says a very important thing. During the days of the airlift, I was trying to. I was seeing how uh, Western people were bringing away the best people of our country, people that studied and that could oppose culturally, socially to the Taliban's regime. So our best resources were brought away by Western people, the only people that could actually give a contribution to improve this country, even under the Taliban. Being sixty years old, she remembers that at the start of the nineties, after the Soviet, uh, the Soviet Union. Stopped its control on Afghanistan. She remembers how so many people left the country and there was a civil war, 10 years of massacres. And my fear is that today the, the country uh, is brought back to a similar situation. Professor, you also explained how this situation, what we are seeing in these days, the Taliban could actually close universities and block female professors such as you and bring back the country to 20 years ago. And so, what can we do today? Yes, I am an opposing voice. But this is our country, and we need to say, me and my son, an engineer we're saying here we created whatsapp groups where we can uh, talk with other professors 80 to 100 professors we need more time it might seem awful but we will try to influence them and change them she adds i know that it is dangerous for us women to talk and to expose ourselves, we are monitored. The Taliban can follow us. But I want to call upon uh, the international communities. We need your support to fight in Afghanistan guarantee. E gli atenei milanesi, tra i quali appunto lo IUM, eh, come vediamo dalla presenza eh, delle, delle tre ragazze che, che ringrazio, eh, si sono rinforzati. So gli atenei per gli studenti e ricercatori per, per aprire nuovi corridoi accademici proprio per favorire l'accesso dei rifugiati all'istruzione okay. universitaria alla ricerca. Promuovere integrazione sociale e partecipazione attiva alla vita accademica. Giustamente eh, dal um, come dire in tutta l'Italia si sono avviati dei percorsi. Sappiamo per esempio che Roma sono in un numero molto elevato. Insomma è nato immediatamente un moto di solidarietà e di attivismo. Non solo in Italia, ma ovviamente Dell'Università della California di un programma umanitario backpack per le studentesse e studenti possono fare richiesta per continuare il proprio percorso e attivare uh, un repository uh, per, per i propri titoli di studio. che non vadano dispersi, And naturalmente. Il discorso è molto ampio e uh, sarà affrontato okay. poi, specialmente da chi mi seguirà. E qui arriviamo al problema: abbiamo visto le piccole desolate.

le leggi fondamentaliste che impediscono di esprimere di esprimersi liberamente una ribellione possiamo dire poetica che portata avanti dalle donne attraverso la pratica e scrittura di landai. writings da diversi anonimi che denunciano la femminilizzazione a sono spesso tramandati sì. e, e raccontati da donna a donna in spazi per, sicuri in un paese dove le poetesse vengono oh, perseguitate. Sono versi uh, che appartengono a un'antica tradizione poetica orale, sì. in Pasto, che risale a quando le popolazioni nomadi usavano intraprendere lunghi viaggi dall'Afghanistan verso il Pakistan sì. sì. e le persone di sesso opposto. Piacevano insomma, che avevano qualche relazione per poter comunicare da una parte all'altra. Utilizzano questi brevi versi, di, sono, sono brevi componimenti di due versi in metrica ed è una cosa che poi col tempo si è consolidata ed è diventata caratteristica di feste e matrimoni. Credo che vedremo poi in una uh, cosa in rappresentazione di Shabbat. Ecco i landai che conosciamo oggi, però, sono poesie anonime, immaginate da I'm persone che non hanno. culturali. No, immagini di istituzione o che ne hanno poca bagagliaio minima, ma utilizzano il linguaggio semplice, la musicalità delle rime per far circolare un messaggio chiaro e pungente. Landai vuol dire serpente velenoso. Going means Going means ehm um, vogliono diventare. Il Landai è uno strumento okay. clandestino di ribellione per una rete clandestina di donne al di là del loro

Poetry Sarai la musca picchiata ferocemente dai fratelli dopo essere stata scoperta a trascrivere i uh, propri versi in un uh, diario. Abbiamo ancora quello di Nadia Angiuman, uccisa da anni, solo per il fatto di essere una poetessa. Allora, che cosa succede? Radio Libera, Radio Kabul e tutte queste radio locali trasmettono questi these, queste poesie che incitano proprio anche a un pensiero delle donne sopra la loro condizione. E sono messaggi che vengono mandati tramite telefono, quindi per non essere proprio disoperta. Ne ho riportato uno, mi spiace non avere abbastanza conoscenza del fatto perché è una traduzione dall'inglese, quindi perde però conserva. Ordini oh, stupidamente di tacere. Non capisci che la voce della verità è più forte del tuo raglio. Non è manipolando le frasi dei profeti che la tua ignoranza diverrà verità. Grazie. Sì. Buongiorno a tutti, grazie a giovanna Buongiorno a organizzazione allora io proverò in una poco più di dieci minuti in tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno ovviamente non di una storia dell'Afghanistan, una pillola in a minuti, ma alcuni snodi di lungo medio periodo, ma anche eh, di questioni vicine a noi che a qualche modo ci possano aiutare a approfondizzare un po' la questione dell'Afghanistan. Eh, lo storico britannico-inglese Atkinson Hobson, eh, nel 1921, durante una riedizio, la presentazione di una riedizione del suo libro Imperialism, che è un, un libro nato all'inizio del Novecento, uno di quelli che contribuiscono a creare la categoria della parola imperialismo, era nato eh, nel, nel pieno del libro, la prima versione era stata scritta nel pieno della guerra anglo boera e nella riedizione che viene appunto presentata nel primo dopoguerra, eh, dopo la, la prima guerra mondiale, ma dopo anche quella che era stata la terza Afghan War, la terza guerra anglo-afghana, guerre che erano iniziate. Nel, nel passaggio tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, che erano poi culminate in una grande guerra negli anni 70 dell'Ottocento, quindi nel periodo in cui in Europa si consolidavano i grandi modelli statuali nazionali, che, che avrebbero poi portato al, al bipolarismo che accompagna la prima guerra mondiale, e una guerra che alcuni studiosi recentemente hanno inserito in una sorta di pezzo, di frammento della dimensione globale della grande guerra. Allora in quella ridefinizione Hobson eh, fa una riflessione abbastanza originale, dice che l'Afghanistan in un certo senso gli ricorda i Balcani, perché sono regioni complesse, articolate, etnicamente molto composite, al centro di flussi, scenari, in realtà l'Afghanistan lo è più forse che, che i Balcani sotto certi punti di vista, eh, con storie e sedimenti di lunghissimo periodo che non hanno grandi risorse. Eh, in quel momento il 21 era l'appoggio del boom della riflessione sul petrolio perché c'era il grande dibattito sulle potenzialità degli stati arabi nati dalla frammentazione dell'impero ottomano, ma che eh, in qualche modo, pur senza risorse, rappresentavano, lui definisce, delle faglie sismiche, quindi di quei punti nel mondo in cui una serie di tensioni di grande potenza e di interessi regionali in qualche modo coincidevano e in determinati momenti storici provocavano delle fratture, delle tensioni che però tendevano a riprodursi nel lungo periodo. Ora, se noi guardiamo, partiamo da questa mappa, qui ho, nelle slide ho sempl semplicemente selezionato una, una serie di mappe eh, prese da internet, se guardiamo questa mappa che è una mappa, eh, una cartina geografica dell'Afghanistan attuale, ci rendiamo conto già non solo della complessità geografica, che non è banale, ma ha un senso in questo paese che, che è composto di deserti e, e, e di un sistema... Montuoso che è tra i più imponenti del mondo, ma che si colloca proprio al centro di uno degli snodi centroasiatici che passano vicino alla tradizionale Via della Seta e che in qualche modo rappresentano una faglia sismica tra il grande subcontinente indiano, qui vedete la grandissima frontiera sud che appunto tocca l'area di Jalalabad che è, stata, che è stata appena citata ma anche quella di Kandahar quindi di tutto il cuore del mondo Pashtun che si collega col Pakistan e che ha una zona particolarmente significativa che abbiamo visto anche in mille immagini, documentari, film nel Khyber Pass, in questo passo di collegamento tra il Waziristan, i Northwest Territories del Pakistan, il cuore anche del fondamentalismo radicale islamista pakistano e appunto l'Afghanistan eh, sud orientale. Però, se notate, allargando un po' lo sguardo, c'è anche una gigantesca frontiera occidentale con l'Iran, che significa ovviamente nel lungo periodo tantissime cose, c'è una lunga e composita frontiera settentrionale con Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, che sono tre delle repubbliche post-sovietiche nate dalla disgregazione dell'Unione Sovietica, ma che significa naturalmente una connessione con il mondo russo. E poi lì vicino, a Oriente, c'è naturalmente la Cina. Questo già ci inquadra uno scenario molto composito, uno scenario che è fatto anche da una dimensione etnica molto composita che si è. Naturalmente eh, sedimentata, costruita nel corso dei secoli, se non dei millenni. Non dobbiamo dimenticare che, proprio la dimensione di snodo di passaggio dell'Afghanistan, significa che da qui è passato un po' di tutto: la, la civiltà battriana, eh, gli Achemenedi, eh, il mondo greco di Alessandro Magno, che è arrivato fino a questi territori, il mondo persiano. Naturalmente, il mondo turco e turcomanno e la grande civiltà indiana, perché inizialmente sembra che dall'epoca dall Gandhara tutto questo fosse un pezzo della grande cultura della diffusione del, delle valli dell'induismo che, eh, che conducevano appunto dal, dai, dai fiumi delle due civiltà storiche, l'Indo Gange, verso le valli Himalayane. Dentro tutto questo, poi naturalmente, c'è l'invasione araba, la tradizione mongola, eh, i Tutte quelle che sono i, le tradizioni timuri di tutto il mondo che arriva poi dal, dall'impero Mogul, che fino a qui arriva ad avere dei suoi confini. E tutto ciò ci porta ad avere oggi una composizione etnica che ci dice che quasi la metà, più del 40%, circa il 42% della popolazione afghana è Pashtun, eh, sunnita, quindi di un Islam sunnita collegato in modo molto stretto non solo all'esperienza dei Taliban, ma a una tradizione sunnita diffusasi nel, nell'Alto Pakistan c'è un 27% di tagiki, quindi popolazioni che sono connesse a una lunghissima tradizione centroasiatica adesso. Non abbiamo il tempo di affrontare, c'è e poi ci sono una serie di minoranze non insignificanti perché vanno dal 7 all'8 al 9% della popolazione tra cui la più particolare sotto certi aspetti è quella zara, in quanto è la grande minoranza sciita quindi di derivazione iranica, di un islam eh, dissidente rispetto a quello sunnita, e che è stata anche eh, nel corso del, della stagione talebana quella che ha subito più... Eh, più vittime in una serie di interventi e attentati in quanto la cultura eh, azzara-sciita non dobbiamo dimenticare che nella stagione dei grandi attentati terroristici la popolazione sciita è quella che ha subito il maggior numero di perdite rispetto a cristiani eh, o, altre, o altre religioni che, che, che sono state coinvolte in questa sorta di nuova guerra santa così come la definiva la propaganda kaidista ora il il Riferimento che faceva Hobson, naturalmente, si riferiva alla lunga grande questione che riguarda il XIX secolo, il lungo XIX secolo asiatico, che è il cosiddetto Great Game. Quindi, un pezzo delle grandi tensioni internazionali, che vanno appunto dalla composizione del British Empire intorno alla metà dell'Ottocento, che attraversano le guerre dell'oppio, quindi l'allargamento eh, del sistema britannico alla Cina, con un ruolo dei britannici fondamentalmente di narcotrafficanti istituzionali, in quanto le guerre dell'oppio sono fondamentalmente guerre del narcotraffico, si potrebbero definire oggi, però gestite istituzionalmente da uno Stato, e, eh, e porta a una tensione storica complessa eh, tra il grande impero russo zarista che aveva nel Centro Asia uno dei suoi punti di riferimento cruciali di quello che era... Il doppio mito della frontiera russo: la, la Russia, un po' come gli Stati Uniti hanno il mito del, del West, dei Monti Appalachi, dello spostamento a sud-ovest. I russi hanno questo duplice mito storico nel passaggio tra XVIII e XIX secolo, che è la frontiera centroasiatica e la frontiera orientale, quindi la Siberia, tutto quel mondo che poi eh, li spinge fino alla Mongolia e, e che, eh, soprattutto nel periodo post-dell'ultima eh, de, fase dei Romanov, post-vendita della Spinge Russia a eh, colonizzare l'Oriente. Ora, il Centro Asia aveva avuto un ruolo molto più importante in questo senso, e tutti questi territori, che sono quelli in cui sia la Russia zarista sia poi anche l'URSS staliniana investiranno tantissimo. Il progetto di Stalin di deviazione del fiume Oksus Amu Daria, eh, che fa dell'Uzbekistan, una delle aree delle aree centrali, in qualche modo, della politica centroasiatica eh, sovietica fanno capire come quest'area sia proprio un'area di conflittualità, di tensione storica, un po' come tutta la grande questione orientale dai Dardanelli, Crimea, temi di impressionante attualità alla, ehm, ai Balcani, erano un'area di pressione tra gli interessi russi e gli interessi dell'Impero Asburgico, ma anche franco-britannici nel Mediterraneo orientale, qui abbiamo una storica contrapposizione che si consolida sempre più nell'Ottocento tra British Empire a sud e impero zarista a nord. Nella prima parte del XIX secolo c'è un terzo grande attore che è la Persia, che continua a mantenere un ruolo molto importante, c'è la, la Cina pre-disgregazione imperiale, che ha comunque un peso significativo. Nella fase finale dell'Ottocento vedremo che questa contrapposizione diventerà sempre più una contrapposizione bipolare tra russi e britannici. Naturalmente qui sono andato avanti molto nel tempo, eh, però tenete conto che eh, con la disgregazione del, del British Empire, la nascita del Commonwealth 1947, la nascita dell'India-Pakistan, L'Afghanistan entra in una stagione molto complessa, c'è cioè una, una lunghissima stagione di, eh, di gestione del potere da parte eh, di una figura chiave che è Zahir Shah, però attorno alla quale si costruiscono tutta una serie, di fatto quella mappa etnica che voi avete visto prima è il frutto di questa lunga stagione di governo, che è una stagione che inizia nel primo dopoguerra, negli anni 30, ma che poi si... Evolve e trasforma nella stagione della guerra fredda, con tutte le caratteristiche che ciò comporta. E Zahir Shah, eh, fino al 1973, cerca di mantenere con una sorta di eh, vagamente autocrazia, vagamente progressista, una sorta di convivenza tra le diverse. Uh, componenti etniche del paese. Una convivenza che comincia a spaccarsi nel 1973, non è casuale perché il 73 è l'effetto del post indipendenza del Bangladesh dal Pakistan, quindi un momento di riassestamento molto importante per gli equilibri asiatici, non solo centroasiatici, siamo nel momento in cui la Cina ritorna all'ONU, quindi siamo in uno scenario in cui il mondo si sta articolando, cambia il rapporto tra produttori di materie prime paesi trasformatori, siamo nella fase del grande shock of the global e in questa stagione di fatto questa convivenza tra gruppi etnici che bene o male si era assestata nella prima fase della guerra fredda comincia a disgregarsi. Di fatto il rovesciamento della uh, Repubblica nata nel 73 con Daud e ridefinita istituzionalmente nel 1978 con il colpo di stato uh, del PDAP, che era il, il partito comunista eh, afghano, produce una spaccatura all'interno del paese che eh, pone le basi di quella che sarà poi l'invasione russa del, del dicembre del 1979, che qui vedete in queste immagini, un'invasione che buona parte degli storici interpretano come un'azione. Storicamente tipica del, dell'impero zarista e dell'Unione Sovietica, che, che Stalin aveva consolidato e che oggi, in un certo senso, forse sotto certi aspetti, rivediamo anche nell'aggressività. Eh, russa in Europa orientale di costruzione delle aree di protezione di stati cuscinetto in cui l'Afghanistan non doveva essere una potenziale area secondo eh, la logica de, del, del crepuscolo bresneviano una potenziale area di, di nuove competizioni con gli statunitensi e con i cinesi naturalmente ma doveva diventare un'area di controllo assoluto sovietico Ora, qui si mette in moto un processo molto complicato perché con l'uscita di scena dei sovietici nell'89, ma già prima ovviamente, se voi andate a vedere la propaganda statunitense, il film Rambo 3, in cui questo eh, campione del della destra repubblicana reganiana si sposta dalle campagne del, del Midwest statunitense al Vietnam di Rambo 2, all'Afghanistan ad aiutare i mujahideen nella lotta antisovietica di fatto con l'uscita di scena e il ritiro delle truppe dell'armata rossa si entra in una lunga stagione di guerra civile che qui vedete rappresentata in queste quattro eh, cartine molto emblematiche in cui di fatto esplode definitivamente lo scenario delle guerre interetniche e interreligiose ma con un intreccio sempre più composito tra gli interessi internazionali che entrano in questo scenario un paese che produce Pochi beni da esportare se non l'oppio che continua a essere nell'Elman grande area di produzione non più gestita direttamente dal governo britannico, ma ora gestita da varie reti del narcotraffico che vanno verso il Tagikistan e la Russia, oppure vanno verso i porti asiatici, oppure vanno verso il, il Pakistan, i porti dell'oceano indiano e che eh, si inserisce in uno scenario internazionale molto composito. Ci sono due fattori eh, da richiamare molto importanti in questa guerra che appunto segna eh, gli anni 90 e che eh, porterà nel 1996, come si diceva prima, all'avvento del governo talebano, come eh, ricordava la professoressa Rocca. Il primo è l'ingresso di una rete di islamismo internazionalista che si lega fondamentalmente alla Jamaat Ulema eh, al-Qaeda che entra dentro questo Jamaat Ulema al-Islam e, eh, e porta con non solo le milizie, i mercenari finanziati inizialmente da, eh, dalla rete creata dal, dallo Yemenita di origine saudita Osama Bin Laden tutta una serie di, di connessioni molto complesse. Ma inizia un progetto che è poi il vero progetto di Osama bin Laden: di usare l'Afghanistan attraverso Mullah Omar, quello che diventa il leader talebano, che poi sarà ucciso nel, nel 2001. Creare dell'Afghanistan una sorta di modello esemplare da usare nella propaganda internazionalista, eh, sia rispetto alla propaganda che lui vuole giocare nel mondo islamico, sia all'interno della propaganda che lui vuole giocare nel mondo occidentale. Uh, quindi qui si mette in moto una internazionalizzazione dell'Afghanistan, che credo sia poi un qualcosa che oggi possiamo rileggere in una chiave uh, interessante in contrapposizione all'Afghanistan attuale, in cui il mondo tale è meno, tra virgolette, legato a questa logica di internazionalizzazione, perlomeno in questa fase di internazionalizzazione uh, della, del discorso kaidista. Con la, ridimensionamento ovviamente delle, delle cellule principali di questo internazionalismo islamista eh, radicale e violento ed è più collegato a delle logiche nazionali o delle logiche regionali di pragmatici interessi anche con le grandi potenze che circondano il paese quindi di nuovo la Russia la Cina e l'India che sono tre attori e l'Iran che sono quattro attori scusate assolutamente decisivi della partita non solo asiatica ma globale della, che, che sta vivendo la storia attuale. Poi, come sapete, arriva eh, la frattura, eh, eh, Dostune e Massoud, i due leader di quella che era stata la resistenza antitalebana della cosiddetta alleanza del nord, due figure agli antipodi che si detestavano, però si alleano, eh, arrivano a una fase di nuova eh, frammentazione e alla vigilia degli attentati dell'11 settembre viene ucciso appunto la figura più emblematica dell'alleanza dell settentrionale dell'Afghanistan, che è Massoud, e si entra in una fase che porta appunto agli attentati al culmine di quell'internazionalizzazione caidista di cui vi parlavo. Gli attentati dell'11 settembre e quindi l'intervento statunitense in Afghanistan. Qui eh, dobbiamo tener conto di due questioni, credo. Vado velocissimo alla conclusione. Una questione che Riguarda il fatto che dopo la veloce guerra afghana, pochi mesi, nell'arco di, di meno di due mesi, di fatto, gli Stati Uniti riescono a sconfiggere il regime talebano. C'è lo spostamento eh, nei territori kulla del mondo talebano, ovvero di nuovo quello Waziristan, Northwest Territories, dove erano nate le moschee originarie. C'è tutta una lunga eh, bibliografia sull'origine sull dei Taliban nel nord del Pakistan. Eh, e eh, c'è un, un film molto interessante che, che ricostruisce bene credo in modo molto equilibrato che è il fondamentalista riluttante della regista indiana Mira Nair che analizza la cultura eh, di, queste, di questi territori del nord del, della parte nord-occidentale del Pakistan ma eh, il punto chiave credo che eh, la vera trasformazione che nel 2003 non dovete dimenticare internazionalizza e rende multilaterale l'operazione di occupazione dell'Afghanistan perché non è più solo Enduring Freedom, l'operazione statunitense, ma entrano in gioco le ISAF, quindi forze che come vedete e come sappiamo bene coinvolgono italiani, tedeschi, norvegesi, coinvolgono la NATO che diventa la responsabile diretta trasformando un po' geneticamente quello che era il suo DNA, la Nato eh, viene traslata in uno scenario asiatico, quindi c'è una mutazione anche delle logiche eh, della gestione di questa alleanza militare di difesa. E dentro tutto questo scenario, nell'internazionalizzazione dell'Afghanistan, credo che si giochi la partita mancata di cui parlava poi il direttore della biblioteca dell'Università di Kabul. Una gestione in cui gli investimenti non solo vengono impiegati più di 50 si arriva ad avere circa 58.500, se ricordo bene, militari delle forze ISAF impegnati, con il compito ufficiale di sostenere il regime di Hamid Karzai, che dal 2004 passa attraverso un processo di eh, regolare più o meno eh, elezioni, che però devono convivere con una struttura tradizionale che è la Loia Girga. Uh, ma, uh, ma di fatto qui uh, si costruisce una partita molto complicata che riguarda il futuro, riguarda le politiche di cooperazione, le logiche dello sviluppo, tutte le dinamiche complicate che l'Afghanistan paradossalmente vive in un momento di remissione della forza del sistema delle Nazioni Unite. È vero che le Nazioni Unite ufficialmente erano all'interno della partita che appoggiava le forze ISAF, però le Nazioni Unite vengono lasciate molto ai margini. Interviene l'UNHCR, naturalmente poi ci, ci verrà detto, immagino qualcosa, però non viene dato un mandato. Se noi pensiamo negli anni 90, le Nazioni Unite avevano provato, soprattutto negli scenari centroamericani, a gestire dei processi di ricostruzione post bellica in modo, eh, tra virgolette, virtuoso e il mandato era stato dato quasi esclusivamente alle missioni ONU. Ora, in questo caso, la nuova logica del multilateralismo fragile, mette l'ONU ai margini. Se voi guardate tutto il grande processo di ricostruzione afghana passa attraverso ISAF, logiche nazionali, eh, logistica di appalti militari alle grandi Ali Barton soci statunitensi russe e, e non solo, perché anche agenzie russe riescono a entrare eh, in tutta la partita nonostante la Russia sia eh, una, un attore... Eh, in qualche modo lasciato fuori dallo scenario e anche un potenziale competitor eh, e quindi c'è un meccanismo molto complicato in cui si perde eh, la partita, eh, la partita più che sul sull'ambito militare dell'addestramento dell delle forze, proprio sull'ambito di una ricostruzione matura, nonostante gli enormi investimenti di denaro. Eh, questo credo che debba servire da lezione in un momento così tragico come quello attuale della, in cui siamo ancora nella fase ovviamente militare dei drammatici bombardamenti e l'uccisione di popolazione civile dell'Ucraina, ma eh, l'effetto di ridimensionamento del multilateralismo credo che sia qualcosa che in Afghanistan si comincia a percepire molto bene, che poi capiremo ancora meglio per la Libia, per la Siria e per una serie di altri scenari. 15 agosto del 2021, dopo che l'amministrazione Obama aveva cambiato strategia e dopo che l'amministrazione Trump aveva definitivamente tolto gli ultimi elementi con il ritiro eh, delle forze ISAF e il ritorno, dopo una breve, eh, brevissima guerra civile, dei Taliban al potere. Eh, oggi siamo quindi in una fase... Eh, inedita, eh, in cui il nuovo mondo Taliban sembra apparentemente più pragmatico rispetto a quello vecchio, ma tutto ancora da, uh, da capire e da intendere. Uh, qui vedete una mappa della velocissima. Un dato che colpiva gli esperti è che la ricostruzione e l'avanzata del mondo Taliban non è più una ricostruzione dal mondo Pashtun, non arriva da Kandahar e non arriva dai, dai punti chiave della presenza Taliban, ma è un mondo Taliban, se guardate in questa mappa, molto più frammentato che si trova anche in aree storicamente tagiche o di altre nell'Elman, ad esempio a Herat dove c'era la, la presenza italiana e così via. Chiudo con quest'ultima slide in cui eh, si danno due dati eh, velocissimi sulla mappatura della popolazione dei rifugiati, poi qui lascerò la parola ovviamente agli esperti dell'ONHCR, ma oggi si calcola che i rifugiati eh, afghani eh, nel mondo siano all'incirca 2,2 milioni, eh, almeno gli ultimi, le ultime tabelle che avevo visto, un leggero calo rispetto a qualche anno fa, eh, non bisogna dimenticare che quasi un milione e mezzo di afghani si trovano in Pakistan e quasi 800.000 afghani si trovano in Iran. In realtà, secondo alcuni dati, gli afghani in Iran sono molti di più, perché questi sono quelli ufficialmente riconosciuti, censiti dall'ONHCR, ma esiste una relazione quasi eh, familiare storica di, di, soprattutto del mondo azzaro di accoglienza all'interno di alcune comunità del, del nord-est dell'Iran che, eh, che, che, che cambia probabilmente i dati reali. I numeri europei sono tutto sommato dei numeri molto limitati, 181.000 in Germania, 130.000 in Turchia, 46.000 in Austria, se guardate l'Italia in cui si sventola sempre il tema dei rifugiati come un'emergenza, i numeri sono molto limitati, poco più di 13.000. Eh, ancora più ridotti in Gran Bretagna e questo ci dice molto delle politiche di Boris Johnson e dei suoi predecessori. Chiudo qui eh, con appunto questa riflessione finale per capire come sempre una crisi eh, apparentemente immediata della storia che ci circonda è necessario provare a darle profondità grazie possiamo Passiamo adesso al momento delle nostre ospiti e nostre studentesse, quindi chiamo eh, qui sul palco eh, Rahel, Shabane e Najma che ci porteranno la loro testimonianza diretta. Ringraziamo anche Nabi, eh, traduttore, che è con noi e ci supporta eh, stamattina. E quindi, prima di tutto, eh, Rahel, a te la parola, prego. سلام عرض وقت بخیر دارم خدمت همه شما خیلی زیاد خوشحال هستم از اینکه امروز در یکی از مهمترین برنامه ها در دانشگاه که خودم درس می خوانم امروز شرکت دارم Innanzitutto ringrazio veramente per essere qui oggi in una nell'università nell'Ateneo nell dove noi stessi studiamo per questo programma molto importante. Zamani ke dar Afghanistan budam خیلی زیاد دوست داشتم در تمام مناسبت ها شرکت کنم و امی رقم هم شد در تمام مناسبت ها شرکت کردیم بزرگ داشت میکردیم و واقعا خوش بودیم ولی امروز بر من سخت است در اینکه هستم که بعد در مورد افغانستان در مورد کشورم صحبت بکنم و میفهمم که شاید درک کنین که آسان نیست چون به خاطر کادم بسیار زیاد احساساتی نیست هزم. Quando ero nel mio paese in Afghanistan eh, mi piaceva e mi è sempre piaciuto partecipare a tantissimi eventi e convegni organizzati eh, quando c'era la possibilità appunto di poterlo fare. Oggi mi trovo in un, in un paese terzo appunto a, a partecipare ad eventi organizzati. Posso capire comunque quanto può essere difficile eh, spiegare la, la situazione, comprendere comunque quello che, eh, che, 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 si sarà, che, che andrò a dire. در نخست روز زن هشتم مارچ برای همه زنان جهان و خصوص زنان قهرمان کشور خود مبارزین واقعی افغانستان تبریک میگم بعد از او هم به همه حضار و زنان مهربانی که اینجا فعلا در برنامه حضور دارند Innanzitutto volevo fare gli auguri a tutte le donne per l'8 marzo, volevo fare un augurio speciale a tutte le eroine del mio paese Che sono veramente le vere combattenti di, questa, di questo conflitto, di questa situazione che oggigiorno si è venuta a creare. Quindi questo è un mio augurio. Nomma, Rohil, hai visto che il e. 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 Io sono una ragazza di 21 anni, una giornalista eh, afghana che eh, insomma praticamente viveva nel suo paese dove sperava comunque di portare avanti il tutto in maniera eh, tranquilla, dove tutto stava andando bene. قصه طالبا دقیقا قصه 20 سال قبل ما از زبان پدر و مادر و ما خانواده خودم شنیده بودم یعنی اونا نسل بود که برای ما نسل جوان قصه کرد که طالبا این رقم وحشتناک وارد افغانستان شدند روی حقوق و تمام زندگی مردم حمله کردند ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که ما باز هم آدمی میشم که 20 سال بعد برای هم نسل خودم قصه کنم که طالبا در سال 2021 درست در زمانی که تمام شرایط برای مردم افغانستان به خصوص به زنا و کودکا روی هم قرار گرفته بود متاسفانه باز هم آمد و خراب شد Ho sempre sentito dai miei genitori racconti sui talebani di quanto potessero essere persone Incivili che creano veramente problematiche serie a tutta la, la popolazione, ma mai mi sarei immaginata di poter, vent'anni dopo, quelle storie che mi hanno tramandato, mi hanno raccontato, appunto, le potessi vivere sulla mia stessa pelle. Comunque, vedere eh, veramente una, una situazione così tragica e passarla proprio sulla, sulla propria vita, sulla propria pelle, è qualcosa di, di molto pesante. قصه ما قصه هزاران دختر بچه جوان افغانستان هست شاید من یکی از دختر بچه از جمع از دختران جوان و خوشبختی بودم که توانایی را داشتم تا از کشورم خارج شوم. ببینین درک ای آسان نیست بر که حس کنه که فیزیکی اینجا هستی ولی باطن و روحن در افغانستان باشیم تحمل این همه آسان نیست شروع همه چیزها از صفر برای هیچ کس آسان نیست Io sono una delle ragazze Hazara comunque che eh, oggigiorno ha avuto la possibilità di uscire dal, dal proprio paese, ma bisogna ricordarsi, ed è molto importante ribadirlo, che io col cuore e fisicamente, eh, scusate, fisicamente mi trovo qui, mentre ment con la testa e col cuore mi trovo in Afghanistan. زنان در جریان 20 سال زحمت خیلی زیاد کشیدن درست ما از لحاظ امنیت مشکل خود ما را داشتیم یعنی همیشه حراس دوباره برگشتن در وجود همه ما بود زمانی که از خانه بیرون می هیچ تضمینی بر برگشت ما وجود نداشت ولی در هر حال زندگی بر ما آسان بود خطر تهدید نمیکرد بر که تو دیگه تا ابد پشت کلکین های خانه بیشینی و رویای و مردن رویاهای تشاهد باشی آسان نبود بر از زنان در جریان 20 سال برابر با مردان کار میکردن دوشادوش مردا در جامعه بود وظیفه داشتن همزمان در یک زمان دو وظیفه انجام میداد خانم خانه بود که به تربیه می میپرداخت خانه را پاک میکرد اولادشان را تربیت میکرد ولی همزمان با مرد در بیرون کار میکرد Per vent'anni comunque è vero che c'erano i soliti periti e i, soli, i soliti eh, problemi e i pericoli che possono esserci per tutte le persone una volta che escono fuori di casa. Ma il pericolo non era così forte come c'è com oggi. Aspettare dentro la propria casa e vedere i propri sogni infrangersi minuto dopo minuto, capire veramente questa è una cosa molto pesante da poter sopportare, sapere comunque di non avere più un vero e proprio futuro. Per vent'anni le donne accanto agli uomini nel mio paese sono andate avanti portando avanti comunque una vita normalissima, facile comunque non era più la vita pesante che uno può, può immaginarsi, con tutti i pericoli comunque che ci possono essere. Le donne hanno avuto sempre un ruolo importantissimo, essere le donne di casa. e زن بودن در کل کار آسانی نیست من فکر میکنم شاید در افغانستان بیشتر به خاطر که باید در عین حال مثل یک دختر جوان به نظر برسی باید مثل یک کهن سال فکر کنی و باید مثل یک مرد کار کنی فکر می که Essere che Essere donna non è facile, non lo è veramente, ma in genere. Ma lo essere donna in Afghanistan è ancora più difficile. Cercare comunque di essere alla parità di, di un uomo, portarsi avanti in tutte le faccende giornaliere. è veramente un qualche یک اتفاق وحشتناک هست ما یعنی ما دختر جوانی که از افغانستان بیرون شدم بر ما و بر تمام مردم افغانستان سخت است که عاملان بمبگذاری انتحاری و حملات که در افغانستان در طول 20 سال صورت گرفته ما به اینا دوباره اعتماد بکنیم سخت است و وحشتناک است و بر ما غیر ممکن هست. ما نمیتونیم به کسایی که در جریان 20 سال مردمای ما را کشتند. حالا هر آن دلیلی که بر خودشان داشتن حملات را که بالای مردم انجام دادن اینی بر ما غیر ممکن هست. حتی اگر تغییر کرده باشند بر ما قابل قبول نیست. طالبان که 20 سال قبل اومدان همه چیز را نابود کردند در جولیان 20 سال یک فرصتی بود که دوباره ما خودمان را پیدا بکنیم بعد از 20 سال دوباره برگشت ما اعتماد نداریم دوباره به Non abbiamo nessun tipo di fiducia anche se la propaganda è quella di dire che c'è un cambiamento in quello che sono i, i talebani oggi Non possiamo dimenticare i 20 anni in cui loro hanno fatto attentati, hanno veramente ucciso tantissimi civili, e creato veramente un clima di terrore enorme. Non possiamo mai e per me fidarci di loro e comprenderli, nel senso come se siano oggigiorno persone che vogliono fare un cambiamento all'interno all del paese. Quindi c'è una completa mancanza di fiducia. سیاسی کشور هست ولی بهتر بگویم مثلا که جنگ همیشه بین بالا سرها هست ولی همیشه پایین سرها متضرر میشن یعنی ما مردم که عادی زندگی میکردیم درس میخواندیم کار میکردیم و دقیقا ما مطمئن هستم که شما هم با من موافق هستین که ما سیاستمدارای افغانستان محکوم میکنیم La guerra è sempre una questione che arriva dai politici, nel senso è una questione sempre politica. O meglio dire, sono i piani alti che decidono per i piani più bassi. Chi ci rimette è sempre il popolo, perché poi coloro che stanno eh, in testa non ci rimettono mai. E penso che questa cosa siete tutti quanti eh, d'accordo con, con me in questo momento. تمام مردم که حالا در افغانستان باقی ماندن تمام اقشارش بخصوص زنا بخصوص کودکا خبرنگارا معلمین همه او اونا هیچ احساس امنیت ندارن فعلا و ای که اونا دوباره نمیتونن برگردن به کارشان و دوباره زنای افغانستان برگشتن به 20 سال قبل و ای که دوباره خانه نشین شدن دوباره حق تعلیم از اونا گرفته شد حق کار از اونا گرفته شد و ای که زنان افغانستان بر دایم دیگه هیچ امیدی برای آینده افغانستان وجود نداره امیدوار هستیم ولی سخت است چون به خاطر که شاهد همه اتفاقات هستیم Tutte le donne, tutti i giornalisti, tutte le persone in questo momento sono state private di un vero futuro in Afghanistan. È molto difficile vedere proprio che non c'è più un vero e proprio futuro e non poter avere la speranza. La speranza è ovvio, ce l'abbiamo comunque, perché uno spera sempre, però stare chiusa in casa e vedere comunque una situazione.

ما همه ما و شما که فعلا خارج از افغانستان هستیم خیلی سخت است با اتفاقاتی که این روزا در افغانستان اتفاق میفته بتونیم پیدا بکنیم اونها رو و دوباره به گوش جهانیان برسانیم که چه جریان داره. Le notizie che passano che arrivano qui dal dall'Afghanistan molte volte sono filtrate. Bisogna viverla sulla propria pelle per poter comprendere effettivamente cosa sta succedendo all'interno del del mio paese. Eh, molte notizie perché chiaramente tutti i notiziari o le notizie sono controllate e filtrate dal regime talebano anche quello che viene trasmesso specialmente anche noi che ci troviamo fuori dall'afghanistan facciamo davvero fatica a comprendere qual è la realtà odierna all'interno del paese barma bareshabona hamchanon برای نجمه یا تمام مهاجرین افغان که یک شانس خوشبختی بر از داشتیم که از افغانستان بیرون شویم واقعا فکر میکنم شاهد بودن شاید کار خیلی سختی باشه به خاطر از که دقیقا شاهد بودیم در افغانستان چه اتفاق افتید حال و شاهد هستیم چه جریان داره و آینده ایش تصور میکنیم و این تصور وحشتناک هست ببینید ناتو و آمریکا بعد از 20 سال افغانستان ترک دقیقا زمانی که افغانستان هیچ صاحب هم نداشت و دقیقا مردم افغانستان به اونا نیاز داشت زمان مردم افغانستان تنها گذاشت همه جهانیان که او زمان به یک نحو همکاری یا به یک نحو دست افغانستان از یک طرف گرفته بود در سال 2021 همه ایشان ترک کردند مردم افغانستان دقیقا در زمانی که اونا را نیاز داشت che adesso c'è una samacicuto asciutto, guarda. In questo momento che noi tre siamo delle immigrate comunque dal nostro, dal nostro paese, quindi siamo lontane, c'è però una grande consapevolezza del fatto che nel momento del vero bisogno, quando la situazione si è andata a deteriorare ancora di più, siamo stati abbandonati dalla Nato, dal, dagli Stati Uniti d'America, eh, in un momento di, di grande difficoltà in cui si cercava di capire quale potrebbe, potre sarebbe potuto essere il futuro del nostro, del nostro paese. Però eh, c'è stata proprio questa sensazione di abbandono totale nel, nell'anno 2021 quando, con la decisione proprio di lasciare l'Afghanistan. Solo 2006, همچنان بچه ها در کل زمینه کار و تحصیل اگر در نظر بگیریم سال 2003 6 فیصد بود ولی سال 2017 39 فیصد شد همهشان امیدواری بود همهشان راه آینده ما را بر ما نشان میداد که ما در چه راه روان هستیم و از این همه تحول که در یک شب اتفاق افتید هیچکس کس تصور نمی کرد ببینید این همه پیشرفت با وجودی که ما در جریان 20 سال تقریبا 43 درصد قربانی داشتیم و تقریبا بیشتر فیصدی که ما بر شما گفتم کودکا و زنا بوده ولی با وجود هم و هم با وجود که ما این همه سختی را پشت سر نسبت به آینده ما امیدوار بودیم فکر میکردیم شاید این همه سرگذشت بعدی که داشتیم دوباره دیگه ما کسایی نباشیم که برای 20 سال بعد ما دوباره قصه را بازگو بکنیم. قوستی... Negli ultimi anni più recenti che sono stati all'interno dell'Afghanistan eh, c'è stata quella ventata proprio di speranza. Ecco, la speranza è il messaggio più importante che vorrei trasmettere perché ehm, c'è stata una corsa molto veloce al cambiamento, c'è stata una crescita esponenziale all'interno del paese. Ecco, la cosa che non avremmo mai e poi mai potuto immaginare è che nonostante comunque tutti gli attentati, tutti i problemi che l'Afghanistan ha passato in questi anni... Si potesse di nuovo ritornare a 20 anni prima, quando c'era veramente un, una situazione eh, drammatica. Ecco, questa era proprio la cosa che non si era minimamente presa e messa in considerazione. D'accordo Hanuzam Hanouza, anche per questo, il primo ministro ha detto che Bishtarin suo coraggio è stato il suo coraggio. Ma la من به عنوان یک دختر امروز درگیری بین اوکراین و روسیه را دقیقا با تمام وجودم حس می کنم و درک می کنم چه جریان داره آواره هایی را که می بینم در خط ریل هستن دقیقا من حس می که چه جریان داره و ای که این نفوس که حالا پیش خط ریل هست پیش اسکاها هست دقیقا شبیه به همین تجمعی که همه مردم پیش دروازه میدان هوایی کابل جمع شده بود شبیه به همی هست و ای که این همه درگیری ها در سراسر جهان و ای که کشور من در چه حالت هست برای هر یک از ما و شما قبول داریم ناراحت کننده هست در اخیر پیام ما هست که کشور مرا تنها نگذارید بیاید صدای مردم افغانستان باشیم Chi ci rimette e ci ha rimesso, e oggigiorno continua a rimetterci, veramente sono le donne e i bambini all'interno del mio paese, in cui veramente stanno affrontando una situazione che difficilmente uno può anche immaginare. Oggigiorno, io con le immagini che vedo del conflitto russo-ucraino. Le riesco proprio a percepire queste sensazioni e queste situazioni completamente sulla mia pelle, veramente come se le stessi vivendo io quando vedo le immagini delle stazioni, delle, delle madri che si, si, si separano dai bambini o, o dai mariti. Queste cose veramente le comprendo perfettamente e sono degli scenari vissuti e molto difficili. Io ho un'enorme cortesia da chiedere a tutti, non abbandonateci, non lasciateci da soli perché...

بیشتری اکسا توسط خودم و دوستایم زمانی که در کابل بودم گرفته شده بعد از او هم بعضی از اکسا از زمان حال هست که توسط دوستایم به من ارسال شدن Le immagini che, che vedete sono tutte quante immagini fatte da me quando mi trovavo in Afghanistan. Avete visto c'era l'università, i bambini, eh, la, la situazione comunque di tutti i giorni. Ci sono anche delle foto che mi sono state inviate da, da degli amici che attualmente si trovano, si trovano lì nel paese. Questa è proprio lo, la quotidianità eh, attraverso queste immagini della situazione in Afghanistan.

زنان امریکایی از فابریکا ها بیرون شدن و علیه جامعه امپریالیس و مرد سالاری جنگیدن و هشت مارچ نتیجه مبارزه زنان بود. میخوایم روز زن را به همه زنان مبارز و شجاع دنیا تبریک بگم. Buongiorno a tutti, io sono Shabane Ganji e vengo dal paese più triste del mondo. Um, molto tempo fa, negli Stati Uniti le donne si ribellarono contro il, eh, una società comunque prettamente maschilista e la, eh, il risultato fu questo giorno meraviglioso l'8 marzo e quindi ci terrei veramente a eh, fare gli auguri a tutte le donne. 2001, <settere> 21 زنان و دختران افغان از پشت پرده هجاب بیرون آمدند از خانه ها بیرون آمدند و شروع کردند به مبارزه علیه جامعه مرد سالاری و سنتی Circa 20 anni fa le donne afghane sono uscite fuori dalla, da, da una situazione completamente chiusa Spogliandosi, spogliandosi di quei veli che le, e quelle catene che le trattenevano e non le consentivano minimamente di potersi esprimere e finalmente sono riuscite a far sentire la propria voce e combattere contro quello che era un sistema completamente basato sul maschilismo. <totipo> Uh, inglesi. <totipotente> uh, no, <ride> oh, then, uh, <laughs> Ci farebbe un po' fatica ad esprimersi in inglese, chiede, chiede scusa se per mm. voi, ok? قبل <coughs> از <coughs> هر چیزی میخوایم ازتان بپرسم که حالتان خوب هست. Innanzitutto volevo chiedervi se state tutti bene. افغانستان قبل از طالبان ورزش داشت، موسیقی داشت، تحصیل داشت، رسانه داشت در کنار تمام جنگ هایی که داشت.

Noi come tutte le donne del mondo, come le italiane, eravamo presenti a fare, eh, ricoprevamo ruoli anche importanti all'interno del paese, eravamo giornaliste e, e pian pianino facevamo sentire la nostra voce, come tutti. La mattina iniziava anche con la mia voce perché io facevo anche la eh, radio cronista. Uh, si può mettere play al video. Facciamo sport e stavamo davvero bene. در اول پروگرام ازتان پرسیدم حالتان خوب است و همه با خوشحالی گفتین بله من خوب هستم ما خوب هستیم همه خوبی vi ho fatto una domanda che è chiesto come state voi mi avete risposto bene mi avete mandato dei segnali dicendo che comunque state state molto bene اما من از تاریخ 5 دو 5 2020 خوب نیست و però devo essere sincera io dal uh... 12 del 2020 non sto bene. Prima di iniziare a farvi vedere questa sequenza di immagini, volevo chiedere scusa se potesse mai urtare la vostra sensibilità. تاریخ 5 2020 شروع بدترین وضعیت سیاسی در افغانستان بود که یک بیمارستان زنان در کابل مورد حمله ترورستان قرار گرفت و در او کودکانی که یک ساعت یا یک روز از تولدشان میشد مورد اصابت مستقیم گلوله ترورستان قرار گرفتند Questa data è una data veramente tragica perché la data in cui un missile, un, tramite un attacco terroristico, eh, um, fu lanciato contro un ospedale in cui c'erano dei bambini appena nati, proprio piccolissimi di un giorno, due giorni e ci furono tantissime eh, vittime civili. Terroristan, امروز قرار است در مورد ترورستان با شما حرف بزنم. Daesh, Al Qaeda, Taliban, तमाम کسانی که عربستان, America Iran va Pakistan saxtu kishvarhay misle Iraq, Suriya va Afghanistan suqut kardo kudakan yak ruze ma koshta shodand. Terrorismo, terrorismo è proprio un tema su cui vorrei un attimo soffermarmi oggi. Paesi diversi eh, che hanno creato come gli Stati Uniti, l'Iran, ehm queste pa Pakistan questi gruppi terroristici che vengono chiamati Daesh, Al Qaeda حالا ما خوب نبود چون به دوی نوامبر 2020 دانشجویان دانشگاه کابل مورد حمله مستقیم ترورستان قرار گرفتند و به خاطری که درس می‌خواندن و آینده افغانستان را میساختند. این چنین کشته شدند و از دنیا رفتند Non sto bene, non sto bene perché questa data riporta un attacco all'università di Kabul, dove il futuro del mio paese, quindi gli studenti, sono stati presi di mira. Sono stati presi di mira e uccisi brutalmente, come potete vedere in queste immagini. Ok, uh, puoi Sì. Yes. ویدیو هست دو بار تو یوتیوب سو یوتیوب سه سی پاری کلیک دو بارتون اپتیما و شما در تصویر وضعیت دانشگاه کابل را می بینین دستو این کسی ایماجینی این ویدیو 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 لی سیتواسیون دی کابل حالا ما خوب نبود چون قرار بود دومین دانشگاهی که مورد هدف قرار بگیره دانشگاهی بود که ما در درس میخواندم. La seconda università che sarebbe stata presa di mira eh, sarebbe stata l'università dove eh, studiavo io. Ma due be jazi, khurug, khonera, berai, ma per due giorni non siamo andati all'università perché le nostre famiglie erano molto preoccupate e non ci consentivano di andare. due giorni siamo all'università perché... هدف ما و آینده افغانستان برای ما مهمتر però dopo due giorni ecco ci siamo ribellati e siamo tornati all'università proprio perché il nostro futuro e il futuro del nostro paese viene in, in primis پس از او داره به تاریخ 8 می 2021 مکتبی در کابل مورد حمله ترورستان قرار گرفت که در او کودکان 7 8 یا شاید 10 ساله کشته شدند. Successivamente, l'8 maggio 2021, venne eh, presa di mira e bombardata una scuola dove c'erano bambini di 6, 7, massimo 10 anni, e, come potete vedere nelle immagini. <totiposite> e tutti coloro. جورنالیستی که فچهونه سنتیره لپروپی ووچی و ریپورتاونه کمون که کاظا که سوچده و ادون ادونو سنستاتی اوچیزی اشرفقانی در افغانستان یک پروژه دستنشانده از سمت امریکا بود وقتی این مسئله ثابت شد که در آخرین روزهای مذاکرات دوهه اشرفقانی پنج هزار طالب را از زندان آزاد کرد Ma Afghanistan. È stato palesemente dimostrato che per noi, che a era stato messo dagli Stati Uniti d'America proprio a controllare il paese. E questo si è compreso quando, durante un, un negoziato a Doha, eh, furono liberati 5.000 eh, talebani. E quindi, questo è stato un qualcosa di palese. هفت سال مذاکرات دوه دروغ بیش نبود هفت سال پیش افغانستان از سمت امریکا از سوی اشرف غنی در میز مذاکرات به همکاری دوه فروخته شد به طالبان I sette anni di negoziati eh, di, di, di Doha erano tutte una farsa perché veramente si sapeva già che cosa bisognava fare, chi sarebbe venuto al potere e che Ashraf Ghani era

Eh, l'Afghanistan si è trovato proprio nel baratro del collasso, proprio in una situazione. La guerra è arrivata fino ad Erat, Erat è la mia città, dove gli uomini civili normali si sono alzati per far sentire la, la propria voce.

e Ashraf Ghani mentiva quando diceva che avrebbe mandato delle forze per aiutarci, per aiutarci comunque a resistere. E non solo quello, completamente ha tolto anche le armi ai militari e alle persone che erano disposte a combattere. Pasta di che fahmidim nirui ne mereste, dar fezae mujazi hashtag sedim o seda boland kerdim, che ke shayad jahan bedade mo bereste. Dopo che abbiamo capito che nessuno all'interno ci avrebbe supportati, abbiamo fatto partire questo hashtag con scritto Herat è in pericolo, in modo tale che almeno tutto il mondo potesse seguirci e comprendere qual è il disagio. Se passi, la situazione poi è andata completamente a degradarsi. Siamo arrivati in un momento in cui la guerra è scoppiata completamente. E in un modo che non poteva un militare dell'Afghanistan fermare o dire qualcosa ad un talebano, mentre il talebano poteva tranquillissimamente fermare o uh, anche picchiare un bambino afghano. Sopra ma va a mermi. Inge khane ma hasto ma har soba mermi va a sadai feire besiar shedid taliban bidar me shode. Questa è la mattina da casa mia. Io ogni mattina mi svegliavo con i rumori proprio di guerra, i rumori proprio di, di spari da parte dei talebani. che Afghanistan Il 5 agosto 2021 è una data importante perché poi tutte le armi sono state tolte dai militari che in qualche modo erano rimasti dotati di munizioni. Le loro armi le loro munizioni sono state mandate tutte in Pakistan e il governo è collassato completamente. Forse queste immagini vi ricordano qualche cosa quando ci furono eh, degli afghani che si appena. Attaccavano questi aerei, questi veicoli per scappare dal paese e alcuni di loro precipitavano giù. Tant'è che sono finiti, eh, sono stati presi in giro da tantissime persone, dicendo: Ma guarda questi, che, che pazzie che fanno, e sono stati proprio derisi tantissimo sui social. Coloro che sono caduti giù da questi aerei. Non erano stupidi, non era gente cretina che semplicemente aveva voglia di attaccarsi a un aereo. E vi spiego il perché. یه روزی هست که هرات سقوط کرد و ما در دفتر گیر مانده بود و ما با بسیار مشکل بیرون شدیم به فرار کردن و متاسفانه این فیرهای شادیانه ای طالبان بود که آرامش مردم را این گونه سلب کرده بودند. Questo è il giorno in cui il governo è caduto e Herat è finita completamente in mano ai talebani. Io sono rimasta bloccata in ufficio in quel momento ed ero spaventatissima. l'unica cosa che continuava ancora a spaventare di più le persone era questi festeggiamenti dei talebani che sparavano costantemente proprio per festeggiare la loro uh, scesa al potere. پس از یک هفته مجبور به فرار شدیم با خانواده خود به خاطری که در طی هفته ای که طالبان هرات را گرفتند بسیاری از دخترها گم شد بسیاری از کسانی که در حکومت سابق بودند گم شدند و کسی صدا بلند نکرد به خاطر ترسی که داشت Dopo una settimana da questo eh, quest quest arrivo al potere dei talebani, io e la mia famiglia siamo scappati via, siamo andati via, ma per il semplice motivo che durante questo periodo tantissime ragazze giovani, tantissime ragazze sono completamente andate perse, non si sapeva nulla di loro, tantissime eh, vittime e di conseguenza non si poteva più stare lì. web 21 اگست 2021 کابل خالی شد از وجود امریکایی ها از افغانستان. Il 21 agosto 2021 completamente tutte le truppe americane sono uscite dal paese da Kabul. سپس حکومت طالبان در افغانستان آغاز شد. E immediatamente è iniziato il eh, regno del regime talebano in afghanistan. E ogni giorno vedevamo foto come questa che ho fatto io, che vedete qui, di scrittori, poeti, chiunque avesse eh, una vena intellettuale veniva completamente appeso eh, in mezzo alla città. La loro colpa era quella di essere soldati, di essere scrittori, di essere giornalisti, di essere persone intellettuali. Ecco la loro colpa. A causa di questa grande colpa venivano ammazzati in mezzo alla città. باز هم زنان افغان زنان 21 سال پیش نبود و به خاطر حقوق خود تظاهرات کردند و در مقابل طالبان ایستادند Le donne non erano le donne di 20 anni fa, erano donne che erano ormai abituate a far sentire la propria voce, quindi si sono ribellate e nell'immagine precedente avete visto che si fermavano davanti ai talebani per far sentire la propria voce. متاسفانه اونها به 21 سال پیش برگشته بودند و هیچ کس از جهانیان صدایشان را نشنید. Per rai inutile. Ormai si era tornati ai 21 anni fa, ai 20 anni fa e nessuno non voleva e non aveva voglia di sentire la loro voce. شاید ما دختر خوشبختی بودم که از مرمی که قرار بود به جانم اسابت کنه جان سالم به در برد. Io mi ritengo una ragazza molto fortunata, perché questo proiettile è stato eh, lanciato verso di me, è stato sparato verso di me, e questa è la sua foto. E invece non mi ha colpito, per purissimo caso. <totipo> امو ثروت پولی که دارند اگر که سند داشتند در حکومت قبل سند را بگیرن و اگر خبرنگاری بودند یا هر چیزی که بودند اونا را پیدا کنندو دو پاس, اه, کنند و دوباره پس بدار بزنند و وسط شهر آویزان کنند Dopodiché ha iniziato l'ispezione پر per casa, per capire un attimo se c'erano poeti, Per prendere le loro, le, loro, le loro poesie, o se c'era qualcuno che avesse dei beni, degli averi, in modo tale da impossessarsene completamente, e se si veniva a scoprire che qualcuno di loro magari faceva parte del vecchio, eh, ormai si può dire vecchio eh, governo, di venire appeso e ucciso in mezzo alla città. Quindi un è un'ispezione capillare. Ma il mondo invece che cosa ha fatto di fronte a ciò che Ashraf Ghani ha fatto? L'Italia ha dato asilo politico al primo giudice um, afghano donna. Ma quale? Ma quale giudice? Italia ha dato asilo L'Italia ha dato asilo alla prima rettrice femmina dell'università. Ma quale rettrice? Ma quale? che mosso È stata proprio questa la ragione che ci siamo ritrovati da soli e siamo caduti completamente il mondo ha dato asilo a tutte quelle persone che hanno deciso di abbandonare completamente il paese e svendere il proprio paese in questo modo e dargli una nuova vita, una vita migliore e alla fine

hanno avuto lo stato di rifugiato, ma chi è rimasto in Afghanistan? Sono rimasti i poveri giovani, tutti coloro che non avevano nessun potere né istituzionale né a livello di governo e nessun supporto, sono rimasti lì, quindi tutti i più fragili. Va, صدا بند شد زنان بند شدند و در خانه ها ماندند و همه چیز از میان برداشته شد 21 سال زحمت ما در یک شب تمام شد و خاک شد و دود شد Ogni cosa è stata vietata in Afghanistan, la musica, balli, le non 21 anni completi di eh, cercare di far sentire la propria voce e cercare un attimo di rialzarsi sono state mandate completamente in fumo. وضعیت کنونی افغانستان دوست داره چگونه باشه وقتی که زندانی گوانتاناما در او حکومت میکنه حبت الله آخونزاده، عبدالغنی برادر، گلبدین حکمتیار اینها همه کسانی بودند که در زندان گوانتاناما cosa si pretende di avere dal nuovo governo afghano da coloro che sono al potere che sono tutte persone che sono stati per lunghi tempi detenuti in guantanamo e al fatto dei nomi queste persone oggigiorno governano il paese dei prigionieri che oggi sono al governo <susurra>

E davvero a grande voce chiediamo a tutti quanti, a tutto il mondo, di stare insieme alle donne afghane. Sono molto felice oggi di aver in qualche modo, eh, di essermi svuotata, di essermi liberata, perché questo è un grido liberatorio, almeno in parte, per, uh, di averlo poter condiviso. کم باید. گراتسیه میله. ارزی سلام ارزی سلام و درود دارم خدمت همه حضار گرامی و اساتید گرام قطر و خوشحالم که در چنین روزی و در میان شما هستم.

Volevo fare i miei più calorosi auguri a tutte le donne e alle donne combattenti, anche del mio paese, che oggigiorno combattono per la parità, per la parità dei sessi e per la parità dei diritti. Sono uh, Najma Yavari, ho 23 anni, sono una ragazza afghana. سان چیرکه 4ر انی که می تراوو فوری دلل افغانستان م خدم ر خلشاید هم نه قطعا خوشبخت احساس میکنم که زمانی که افغانستان و نظام افغانستان دولت افغانستان و دست طالبان سقوط کرد و فاجعه و حادثه آگوست سال 2021 اتفاق افتاد خیلی خوشحال احساس میکنم که من در اون نبودم بودم چون که تحملش و شاهد بودنش از نزدیک برای من غیر قابل تصور بود و هنوزم غیر قابل تصور هست می posso ritenere davvero fortunata, ma molto fortunata, a dire mm. che io l'agosto Del 2021 non ero presente in Afghanistan perché vedere quelle scene e poter viverle sulla propria pelle è qualcosa talmente atroce, talmente triste che davvero questa è una fortuna non esserci stata. Dì che ma in Afghanistan abbiamo con il ma abbiamo visto che il suo amico, il suo amico, دختر دیگر افغان یک دختر عادی بودم که در جامعه و حضور داشتم در دانشگاه کابل درس خواندم و گوینده یک شبکه رادیویی بودم و ای که مثل مثل اینها و مثل دیگر دختران افغانستان با, با امید و با آرزوی ای بودم که افغانستان همینطور به جلو پیش بره و ما مبارزه کنیم و ای که ما شاهد هر روز شاهد آزادی بیشتر Io, come le mie due compagne, eh, prima di uscire dall'Afghanistan eh, facevo una vita normale, serena, tranquilla. Mm, andavo all'università, ho frequentato l'università e lavoravo in un programma radiofonico. Quindi la vita scorreva veloce, tranquilla e normale, con tutte le difficoltà che ci possono essere nella quotidianità, ma era una vita bella. Lottavamo sempre, costantemente, per la parità dei diritti, per la nostra libertà, ma la cosa più importante è che avevamo la speranza, ecco la speranza che tutto andasse per il meglio. Uh, مذاکراتی که تحت عنوان صلح بود و اما صلح نبود اینا در جریان بودن میان دولت سابق افغانستان میان طالبان و همچنان به میزبانی قطر میدانستیم که اینا در جریان بود و می دانستیم که روزی قرار است مثلا صلح بیاید در افغانستان و او روز آمد ولی ما فکر نمی کردیم که به چنین شکلی به چنین شیوهی Ben Ci sono stati anni di negoziati sotto il titolo uh, Negoziati per la pace in Afghanistan. Um, sono stati um, organizzati in Qatar. Ecco, per tutto questo tempo noi sentivamo i negoziati

افراطی تروریستی که به مدت 20 سال مردم افغانستان را تحت عنوان جنگ علیه اشغالگران که تحت همین عنوان جنگ کردن خیلی از مردم افغانستان را همه به دانشگاه ها و شفاخانه ها طوری که شبانه جان نشان داد و همچنان گفت حمله کردن و تا توانستن مردم کشتند مردم کشتند È successo proprio questo, quindi, ironicamente, come diceva è arrivata la pace. Invece, no, è arrivata una guerra completa. Sono arrivati un gruppo terroristico all'interno del nostro paese, persone che comunque. Invece di pensare al progresso, hanno ammazzato, hanno iniziato a uh, prendere di mira ospedali, scuole, donne, tutto il futuro del mio paese. Quindi con la caduta di quel governo si è creato un clima completamente di terrore, creato proprio da un gruppo terroristico. Messo lì. Uh, ma, uh, rost, uh, ma از طریق راه رو بشر دوستانه سانتیجیتیو ما از با فامیلم از یونان به ایتالیا آمدیم و وقتی که وقتی که امی افغانستان سقوط کرد ما در همین جا بودم و و از خودم فیزیکان فیزیکی اینجا بودم اما روحم روانم در افغانستان در کابل پیش هموطنانم و بخصوص پیش دوستان و اقوام و فامیلم بود Io quattro anni fa sono arrivata con la mia famiglia tramite la comunità Sant'Egidio, dove ho avuto, dove, da, dalla, dalla Grecia. Siamo partiti dalla Grecia insieme alla mia famiglia e oggi siamo qua in Italia. Però io identica, nella stessa modalità delle mie due compagne, eh, col fisico mi trovo qui, sono presente, ma col cuore e la mente sono costantemente vicina ai miei amici, ai miei familiari, ai miei parenti, که افغانستان. Si uh, وقتی که افغانستان سقوط کرد، وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، uh, خیلی صدمات روانی را و شوک‌های روانی را که همو اتفاق و همو امو، سقوط بر روی بر روی گذاشت، نه تنها برای آنهایی بود که در افغانستان در در افغانستان بودند و از شاهد نزدیکشان بودند. اتفاقی بود که به کسانی که بخصوص به افغان هایی که حتی در خارج از افغانستان هم بودن خیلی یک صدمات روانی یعنی خیلی یک روانی بدی و یک خیلی یک شوک غیر قابل تصوری بود که وارد کرد با la دل governo, questo è stato mentale, comunque a livello psicologico molto pesante da sopportare, da sopportare da parte di eh, da sopportare da parte di tutta la comunità afghana sia all'interno del paese ma non solo, perché anche noi esattamente abbiamo avuto questo shock psicologico. Stiamo veramente male perché è pesante sapere che questa è la situazione oggi giorno. <susurra> شانسی را داشتن و یا هم خوشبخت بودن که از افغانستان بیرون شون بیرون شده توانستند اما اما خیلی های خیلی های دیگر ماندن که واقعا مستحق بودند و نتوانستند بیرون شوند و, و وقتی که افغانستان سقوط کرد و وقتی که دولت طالبان روی کار آمد همه مردم افغانستان امید خود را از دست دادند و همه و او 20 سالی را که هم نسلای ما مردم افغانستان برای ساختنش برای حقوق اولیشان برای حقوقی بشریشان بر اونا که مبارزه کرده بودن همیشه از دست دادن و مردم افغانستان تنها تر از قبل شدن اما در این میان زنان و کودکان به آسیب پذیرترین قشر جامعه مبدل شدن سی میزی سنو پساتی dalla caduta در گورن افغانو پریشدنته E, e oggi siamo sotto il governo talebano. Quindi, sono stati questi sei mesi pesantissimi da poter eh, comprendere quello che, che, che è successo, veramente molto pesante. Ehm, quello che ovviamente eh, viene, è più pesante da poter sopportare, sono quelle le situazioni per i bambini e per le donne, perché loro sono la fase più la parte più fragile. Di un paese completamente oggigiorno alla deriva. Venti anni eh, in cui il paese ha cercato di sollevarsi, le persone hanno cercato di migliorarlo, sono state buttate via completamente. Quindi si è ritornati di nuovo ad un punto di partenza. Sei mesi fa alcune persone fortunate sono riuscite ad uscire fuori dal paese, ma poi ci sono state completamente adesso delle chiusure, dei blocchi. Con ecco, le povere persone che sono rimaste lì stanno subendo veramente delle atrocità. قبل از اینکه افغانستان سقوط کند افغانستان از قبل یک, کش، یک کشوری بود با ساختارهای مرد سالارانه با جامعه سنتی و به شدت مذهبی و با وجود همین هم از قبل هم مبارزه برای زنان افغان برای اینکه برای اینکه در جامعه حضور داشته باشند برای که به برابری جنسیتی برسند برای اینکه آزادی داشته باشند حق کار حق تحصیل و حق حضور و حق آزادی و حق انتخاب داشته باشند اونا 20 سال جنگیدند و کامل اما به دست نیاوردن اما به دست آوردند چیزی بود و اما وقتی که افغانستان سقوط کرد همیشه به یکبارگی بارگی از دست دادن همه تلاش ها و زحماتی را که انجام دادن به یک بارگی از دست دادن Attenzione, l'Afghanistan non è mai stato un paese molto uh, aperto, è sempre stato un paese comunque abbastanza maschilista, un paese che eh, mette avanti l'uomo alla, alla donna. Però in venti anni è stato sono stati fatti dei passi enormi affinché la donna possa essere comparata all'uomo o che possa essere considerata la medesima cosa.

ننشستن و شروع کردن به اعتراضات شروع کردن به اینکه به خیابان بیاین شروع کردن به اینکه اعتراض کنن مبارزه کنن و عمدتا در شهر کابل و نه تنها در شهر کابل بلکه در دیگر شهرهای افغانستان آمدن به خیابان آمدن در طول ای شش ماه اعتراض کردن و برای همون طوری که در 20 سال گذشته به خاطر به خاطر حق تحصیل، حق کار و حق مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هنوز هم در حال مبارزه هستند با وجودی که میدانند که اصلا امنیت جانی، امنیت فیزیکی و امنیت روانی ندارند Le donne, nonostante tutto, nel mio paese stanno continuando e continuano a lottare ogni giorno per la parità dei propri diritti, per avere il diritto di essere donna e di esserci, come hanno detto le mie eh, compagne e lo ribadisco di nuovo, eh, 20 anni di lavoro, 20 anni di cercare, perché è importante comprenderlo. Per 20 anni eh, si è lottato veramente per avere questa parità. Ecco Oggigiorno immaginatevi con tutte le difficoltà, nonostante le donne del mio paese sanno che potrebbero essere perseguitate, ammazzate e uccise, continuano a protestare, continuano a scendere in piazza, specialmente nelle città più importanti come Kabul, come Herat, sono presenti proprio queste, queste donne molto valorose. و بعد از و بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد زنان آمدند به خیابان و اعتراض کردند برای اینکه در خانه ها نمانند برای اینکه شاهد شاهد یعنی حذف تدریجی خود از جامعه نباشند آمدند به خیابان ها اعتراض کردند تحت شعار نان کار و آزادی و در مقابل طالبان هم یک عده از زنان را آمدند نشان دادن که در افغانستان هستند زنانی که حامی طالبان هستند در صورتی که چنین نبود و بعدها معلوم شد که چنین زنها هم خودش آنها اعتراف کردند که با توسط جبر و همچنان با تهدید آمدن و تحت برقا برای نشان دادن حمایت از طالبان لدان انو provato a far sentire, provano a far sentire la loro presenza all'interno delle istituzioni comunque e, e per avere un ruolo importante all'interno del paese. Sono state mandate delle immagini anche dal, dal regime talebano che faceva vedere che c'erano delle donne che dicevano sì, noi siamo con i talebani, siamo contente di quello che sta succedendo, mentre ovviamente potete immaginare che sono eh, questioni indotte dalla paura.

با وجودی که می دانستن که اینا اصلا امنیتی ندارن و میزنانی که اعتراض کردن و فقط میخواستند که از جامعه حذف نشون مشارکت سیاسی اقتصادی اجتماعی داشته باشند و اینکه که هویت مستقل آنها از آنها گرفته نشود ای که آنها آزاد باشند حق انتخاب داشته باشند و ای که توسط یک اعضای مذکر مرد خانه اینا شناخته نشوند بلکه هویت مستقل خود داشته باشند Queste donne portano un messaggio, un messaggio importantissimo, che è quello della propria indipendenza. L'indipendenza dell'essere donna. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sia per forza un membro maschile all'interno della loro famiglia o della, delle relazioni strette che possa decidere per loro. Importante è importante poter decidere per se stessi, senza che qualcuno debba prendere delle decisioni fondamentali nella tua vita essere e decidere di poter essere presente all'interno delle istituzioni, essere presente all'interno delle scelte economiche e fondamentali del paese e non solo della propria vita quotidiana. Questo è veramente un messaggio che vorrei trasmettervi. Quanto è importante la resistenza delle donne. Uh, wa, uh, eh, queste cose sembrano scontate, però eh, quando dico queste cose bisogna immaginarsi che queste donne hanno pagato un carissimo prezzo per fare tutto ciò, perché il prezzo può essere la loro vita, come può essere essere torturate pesantissimamente e, e non è una cosa così eh, banale da dire, proprio queste resistenze veramente hanno un prezzo enorme. che uh, in Afghanistan زنان 20 سال قبل نیستند زنانی هستند که با وجود تهدیدها با وجود ناامنی ها با وجودی که میدانن که اصلا یک ذریع امنیت آنها سوی, از سوی طالبان تضمین شده نیستن باز هم به با مبارزه ادامه میدهند و مبارزه آنها برای ما و برای جهانیان این پیام هم می رسانند که زنان دیگر زنان سابق نیستند دیگر نمیخواهند نمی و نمیتوانند که بشینن همونطوری باید هم حضور داشته باشن و می نقششان و سهمشان و نقشی را که در جامعه داره نباید نادیده گرفته شوه به و اجازه ندهند که آنها آهسته 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 از صحن جامعه و حذف شوند. Però questo caro prezzo ci auguriamo, mi auguro veramente possa avere un risvolto importante nella vita di queste donne, che il loro prezzo e le loro vite messe così tanto in pericolo, eh, perlomeno venga visto. Per fortuna so che molti oggigiorno vedono la voce della resistenza femminile che esiste all'interno dell'Afghanistan, ecco, con questo caro, caro prezzo che, che, che vi è. Ehm, e ci tengo veramente a ribadire quanto queste donne siano forti e che vogliano in qualche modo far capire che noi non siamo le donne di 20 anni fa. In questi 20 anni le donne afghane son, hanno avuto un progresso enorme e non lo vogliono perdere questo progresso. Ci tengono veramente a far sentire la propria voce. Uh, bahola, uh... نقش جامعه جهانی چیست نقش جامعه جهانی نباید طالبان را به رسمیت بشناسند چون که زمانی که جامعه جهانی شروع کند به رسمیت شناختن طالبان در حقیقت مهر تاییدی است برای حذف تدریجی زمام افغانستان از جامعه E cosa deve fare il mondo il mondo non dovrebbe riconoscere i talebani come un governo perché una volta che vengono riconosciuti come

این آگاهی رسانی کنیم و انتقال بدیم این پیامه و وضعیت افغانستان و وضعیت زنان افغانستان را نشان بدهیم و بگوییم تا که آنها و ما صدای بی صدای آنها شویم و آنها این گونه تنها نباشند. Il nostro ruolo invece, il nostro ruolo delle ragazze afghane fuori dal paese qual è? Il nostro ruolo è quello di trasmettere e dare voce a chi voce in questo momento non ce l'ha. Eh, cercare di parlare, trasmettere esattamente quali sono le sensazioni in questo momento delle donne che si trovano in Afghanistan, eh, aiutarle e supportarle in tutti i modi possibili, veicolando questo messaggio. و ای که ما از هر یک شما که در اینجا هستید خواهش می کنم که شما از هر طریقی که می توانید امین آگاهی رسانی که گفتم شما هم انجام بدهید و صدای خاموش خیلی از زنهای افغانستان شوید E chiedo cortesemente a tutti i presenti di aiutare, questo è l'aiuto più importante, essere anche voi la voce di queste donne che hanno una voce completamente silenziata e spenta. Aiutare veramente a dire oggi qual è la situazione di queste donne. Aiutarci in questo. Grazie sì, mille. Adesso ci colleghiamo con il dottor Riccardo Grassi eh, da Roma, dovrebbe essere sul video. Il dottor Grassi è consulente dell'UNESCO per l'Afghanistan, ha lavorato dal 2003 per lo sviluppo dei media liberi eh, afghani ed è un profondo conoscitore della situazione attuale e di quello che è stato negli ultimi vent'anni. Non so se il dottor Grassi ci sente. Sì, vi sento, grazie. Ecco. Prego. Bene, buongiorno eh, a tutti. Eh, grazie mille allo Julm di avermi invitato a questo incontro, eh, proprio l'8 marzo, e eh, eh, poter riferire un po' eh, sulla situazione mh, oggi con gli elementi eh, precedenti. Um, il mio mestiere è quello del giornalista, sono arrivato in Afghanistan verso la metà del 2003 e continuo ancora. Il, Il mio compito è stato dall'inizio lavorare con quelli che erano eh, all'epoca incipienti mezzi afghani e poi eh, man mano e sempre di più a organizzare me mezzi afghani indipendenti e lavorare con organizzazioni della società civile. Mm? E io sono italiano e anche argentino, è per questo che potrete sentire qualcosa nel mio modo di parlare. Mm? E... Mi avete chiesto di parlare dei talebani e particolarmente dei talebani oggi. Direi per cominciare che oggi si chiamano talebani, ma questo fa parte di tutta la storia afghana dagli inizi, mm? ma particolarmente da quando si considera che è stata fondata, perché questa è una scelta, Afghanistan da Ahmad Shah Durrani nel 1750 più o meno, a Kandahar. Da lì in poi non c'è stata pace in Afghanistan, tranne per certi periodi, a volte lunghi un po' di decenni, però e in realtà c'è stata sempre una situazione di interruzione coloniale, nel, nel periodo più recente, sono tre volte che eh, il Regno Unito eh, ha occupato l'Afghanistan e tre volte sono stati sconfitti, perché questa è una caratteristica del, del Paese, come in altri casi come si dice adesso anche per l'Ucraina, che potrebbe essere facile occuparlo, ma poi Afghanistan ha dimostrato che non è possibile mantenerlo. E da quando io sono arrivato lì, quindi dopo il rovesciamento del governo talibano alla fine del 2001, è cresciuta una guerra. Quindi tutti questi vent'anni sono vent'anni di guerra. Questo lo sottolineo perché altrimenti è molto difficile ragionare con la situazione odierna e cosa fare. E questo non è il mio compito di decidere cosa fare, ma seguo quello che trovo nel dialogo quotidiano con i miei amici e colleghi afghani che sono ancora in Afghanistan in questo momento, alcuni fuori ma preparandosi per tornare. E leggo ancora e ascolto ancora delle definizioni riguardo ai talebani che insistono, come si faceva. Da, durante la guerra e dall'inizio e anche prima come una banda di terroristi mm? penso personalmente che non ha senso eh, entrare in quel tipo di categorizzazione perché c'è stata una guerra questa guerra è stata vinta dai talebani Così come prima erano stati cacciati via dal governo dall'invasione degli Stati Uniti, all'inizio eh, eh, la NATO conduceva le operazioni militari eh, dentro la categoria di eh, eh, counter-terrorism, cioè combattere il terrorismo. Ma poi nel 2005 il nuovo comandante della NATO ha deciso di cambiare la categoria per una più adeguata a una strategia militare e parlare di insurgenti e non più terroristi. Certo, i talibani fanno poco per non sembrare terroristi, ma la realtà è che sono stati combattenti come ci sono stati tanti confronti lungo la storia afghana. La confusione oggi è grande, il che porta una incertezza notevole e quindi crea paura e, e sono tanti gli amici che hanno voluto andare via e altri cercano di andare via, sia per paura, o semplicemente per non voler vivere in un paese così. Così vuol dire quello che dicono i talebani, un paese islamico. E in questo senso, oltre a tutti gli elementi geopolitici ed interessi economici, eccetera, eccetera, c'è il fattore religioso. Il fattore religioso conta e fa parte della conversazione. Questo, dalla nostra prospettiva laica, occidentale laica, potrebbe essere più difficile di inserirlo e di considerarlo. Non è così in Afghanistan. E per noi italiani credo che dovrebbe essere più semplice capire l'Afghanistan che per un statunitense o un inglese. L Inglese è un po, meno, un po' più facile che gli americani. E io vi riferirò più che cose teoriche o accademiche, perché non credo che sia il momento per farlo in quel modo. Elementi più di testimonianza, uno riguarda le donne in Afghanistan. A me è toccato organizzare mezzi di comunicazione afghani. È difficile chiamarli liberi, anche se parliamo di mezzi di comunicazione indipendenti, perché libertà e indipendenza è più o meno impossibile in una situazione di guerra. Sono bandi, si appartiene a uno o l'altro lato. E quindi si, uno si muove in una... In un sottile filo rosso diciamo dove anche la dignità conta in questa organizzazione dei mezzi afghani c'erano giovanissimi giornalisti e giovanissime giornaliste perché si cercava di dare uno spazio alle donne e questa è stata un'esperienza straordinaria della forza e la perseveranza di donne come in qualsiasi posto al mondo. La differenza è che lì sembra o si vede in un modo più estremo. Piccola aneddota per illustrare. Primo Ramadan in una redazione afghana, un la prima agenzia stampa indipendente dell'Afghanistan che si chiama Pajwok, Pajwok Afghan News. Primo Ramadan. Nel Ramadan in una situazione particolare, 40 giorni di digiuno, dove la tradizione dice che gli uomini lavorano, le donne eh, preparano eh, l'Iftar, diciamo, il momento nel quale, nel tardo pomeriggio, quando va via il sole, si potrà mangiare. E quindi la reazione naturale dei, degli uomini nella relazione è stata quella di dire. Va bene, lavoriamo noi e le donne no. Ma ecco che le donne hanno detto: e, e, e perché noi no? E questo è stato un elemento veramente straordinario: che è stato risolto organizzando dei teams di lavoro misti. Ma succedeva anche un'altra cosa, che queste ragazze, perché erano tutte molto giovani. Giovanissimi, eh, 20 anni, eh, 22. E in realtà per poter portare avanti il loro lavoro, la loro, la loro decisione di eh, lavorare da giornaliste, dovevano anche confrontarsi con la loro famiglia, perché per esempio non era visto bene che una giovane donna tornasse a casa verso la sera cioè quando era già buio. Perché? Perché questo non, non va bene con la cultura locale e in particolare non è visto bene nel quartiere dove queste ragazze vivevano e quindi la famiglia si preoccupava per quello che potrebbero dire nel quartiere, nonostante sono andati avanti. Arrivato... Il arrivato agosto scorso c'è un giornalista amico eh, statunitense di origine indiana, Anand Gopal, che scrisse nel New Yorker un lungo, lungo, lungo articolo che si chiama le altre donne afghane. Per fare la differenza tra le città e la campagna, l'interno dell'Afghanistan. In realtà sono più Afghanistan, ed è un contrasto totale tra le città, particolarmente certe città, in particolare Kabul, Herat, e quello che succede all'interno del paese. E lui scrisse, così come sento dolore per i miei amici. Lui ha vissuto lì per tre anni, ma poi ha lavorato come giornalista per circa dieci anni. E dice, quindi ha fatto amicizie e tante, e lui parla Pashto particolarmente. E dice: Sento dolore per i miei amici a Kabul ma che contemporaneamente tanto sollievo per i miei amici in Sanjin. Sanjin è un posto al sud dell'Afghanistan, martoriato dalla guerra durante tutti questi anni. L'articolo tratta, seguendo la voce di una donna che si chiama Shakira, di queste donne all'interno del paese. E dei loro mariti, figli, ed è come loro hanno trovato, man mano avanzava la situazione, cresceva la situazione, protezione nei talebani. E quindi sono passati dall'altro lato. Protezione da chi? Dalle forze straniere, particolarmente americane o inglesi e dai signori della guerra e, e questo è un elemento significativo che è importante considerare io sto cercando di non valutare sto cercando di descrivere delle situazioni che servano oggi perché oggi questa è la realtà c'è un governo islamico anche estremo, in Afghanistan. E questo non tornerà indietro. Quindi in realtà tutti noi dobbiamo... dobbiamo scusate, eh, scusate. Tutti noi dobbiamo fare... Eh, eh, dobbiamo confrontarci con questa realtà. E I talebani hanno una morale religiosa integralista, ed è per ciò che dicono, come si riferivano all'inizio, stiamo creando una università islamica modello, e, e tutto gira intorno a questo. E... Un altro amico mio afgano, che è adesso fuori, ma preparandosi per tornare, in realtà quando ci siamo sentiti poco dopo agosto mi dice bene, adesso potremo parlare tra di noi, cioè tra di noi afghani, così come un altro carissimo amico, un fratello, eh, Shahir, mi aveva detto all'inizio dei miei anni in Afghanistan c'era un dialogo ormai tra di noi non talebani eh, per liberare spazi questo accadeva dice, verso la fine del, degli anni 90 e, e, e e fino alla invasione. Questo è stato interrotto. Quindi questo senso di adesso possiamo parlare tra di noi è importante di considerarlo e capirlo. E anche in questo senso, che il mio compito oggi come consulente con l'UNESCO e che evidentemente riprende tutto il mio percorso di questi anni in Afghanistan, non è di negare, ma con dignità cercare di conservare degli spazi, in particolare eh, la vita dei mezzi di comunicazione afghani. Mm? Il piano dell'UNESCO punta su questo, come mantenere i mezzi afghani funzionanti che soffrono principalmente eh, la mancanza di, eh, di soldi, perché sono stati interrotti tutti i finanziamenti che le permettevano la vita a questi mezzi indipendenti e non non for profit eh, e che devono vedere come mantenere il loro mestiere e il loro discorso in una situazione di obiettiva censura eh, e controllo perché questo evidentemente che esiste io, cioè, io non sto cercando di dipingere una eh, situazione che sia diversa di quello che è. È violenta, c'è censura, non si sa cosa accadrà, eh, eh, c'è confusione, c'è una mancanza di controllo delle proprie forze da parte dei talebani, perché c'è una guerra che è finita poco fa, ma il fatto che sia finita non è un elemento secondario, per quanto sappia, eh, eh, sappiano le Nazioni Unite le ONG internazionali e le, e, e le unions eh, eh, di giornalisti afghani, non è stato ucciso un solo giornalista. Sono stati detenuti, torturati, menati, ma che si sappia, non è stato ucciso un, un solo giornalista. Poi c'è un rapporto. Quelli che stanno lì cercano di ingaggiarsi per discutere, negoziare e trovare e mantenere e trovare nuovi spazi. Mm? E quindi mentre tutta la solidarietà deve essere attivata e deve essere rispettato il diritto di ognuno di spostarsi a un altro paese, così come devono essere protetti quelli che obiettivamente corrono dei rischi. Ma c'è anche il bisogno di mantenere una conversazione, perché Afghanistan oggi è così e sarà così, perché la Nato non tornerà e perché la Nato ha fatto quello che ha fatto, diciamo e non si è costruito un Stato afghano. L'Afghanistan continua ad essere un insieme di pezzi molto diversi, di culture che si sovrappongono e che lungo migliaia di anni hanno costruito una realtà e spesso una tragedia, ma è la loro realtà. Eh, ripeto che questo è più facile di capirlo dall'Italia, da che in un certo senso, essendo uno Stato, è stato creato in un momento mettendo insieme pezzi molto diversi. Quando sono arrivato in Afghanistan a uno che oggi... E un mio amico gli ho chiesto: Ma come era durante per te, durante il periodo del governo tal tal talebano prima del 2001? Beh, dice in realtà, certo, non ci piaceva non poter suonare la musica, non ci piaceva non poter i bambini giocare con i kites. e però c'era un senso di essere un unico paese dove c'era una legge, estrema o meno, che era uguale per tutti. Quindi c'è qualcosa che per l'Occidente non è possibile di capirla da occidentale. Ed è questo uno dei problemi grossi che hanno trovato gli americani in Afghanistan, come forse lo trovano in tanti altri posti. La difficoltà di capire quella realtà partendo da quella realtà e non dai miei presupposti, che portano spesso a una retorica che poi non si incontra con la realtà e produce una crisi e produce anche delle crisi individuali, perché certamente c'è tutto un importante gruppo di giovani afghani, particolarmente cittadini, che sono cresciuti in questi vent'anni e che forse avevano dieci quando questa situazione è iniziata, 15, e che quindi sono nelle città cresciuti in un modo dove si mischiano, si contaminano le proprie, i propri elementi culturali con quelli che arrivano da un mondo completamente diverso. In questo senso c'è una particolarità dei talebani che li fa... Più bestiali, perché sono più bestiali? Perché in realtà hanno scelto un modo di espressione dove la violenza fa parte della loro rappresentazione. Ma non è esclusiva di loro. Diciamo che per, per farlo, forse più semplice, ma in un signore della guerra c'è la stessa violenza, ma nascosta. È quotidiana, è sempre presente, ma non si esprime. I talebani hanno fatto dall'espressione violenta una sua identità. Ma accanto a questo... Il racconto è che già dall'epoca del Mullah Omar, il Mullah Omar è cresciuto come leader, perché venivano, un mulla, diciamo un religioso, venivano a chiedergli protezione. Poi c'è un elemento per capire, cercate di capire la dimensione di questo anche significativo. Eh, quello che si considera il fondatore dell'Afghanistan, eh, eh, Durrani, in Kandahar, nel momento della fondazione, del, di dichiarare questo stato eh, afghano, questo mondo afghano, fondamentalmente Pashtun. Hm? In realtà anche gli afghani non Pashtun chiamano afghani ai Pashtun. Hm? mondo pastù che poi eh, con il, il, il colonialismo ha diviso in due quindi eh, sono una parte eh, enorme in pakistan e altri in afghanistan e lui si è coperto con un manto sacro perché si dice che apparteneva al profeta hm? e che in un posto ancora oggi in, eh, a Kandahar bene in un momento il mullah Omar come rappresentazione di cosa era e che cosa rappresentano loro si è dopo Durrani messo questo mantello sopra in questo modo diceva stabilisco una linea di continuità tra quest'origine e l'oggi e è stato nominato il guardiano della fede, come è successo lungo tutta la storia dell'Afghanistan, dall'islam in poi, dall'inizio dell'islam in poi. C'è chi viene incoronato il guardiano della fede. E questo è un elemento centrale. Il rapporto con le donne è complicatissimo. Con i talebani e con i non talebani anche, come lo è comunque in tutto il mondo. È... Non è che sia complesso, è complesso nel senso che uno non riconosce più perché da noi, in, in Occidente, le cose sono evolte in un modo, in un modo, in un modo diverso. Quella realtà lì si potrebbe chiamare più primitiva, diciamo, da una prospettiva eh, di sviluppo occidentale. Ma a me è toccato di essere coinvolto nel rapimento di una eh, cooperante italiana chiamata Clementina, che è stata rapita da un, eh, un giovane afghano. E, in realtà, non era un talebano, non l'aveva rapito per motivi politici, ma perché avevano messo in galera sua madre e le sue sorelle, assieme ad altri maschi della famiglia per un fatto di delitti, cioè lui era, era accusato di aver rapito al figlio di un afgano molto ricco e di averlo ucciso e che quindi la famiglia era complice. Bene, la legge tribale del rapitore di Clementina lo portava a dover fare qualcosa per liberare la mamma e le donne della sua famiglia, e questo era la legge, liberare la mamma e le donne della famiglia perché per un fatto di onore. Mm? E quindi lui ha sequestrato eh, Clementina, ha trattato con il governo, con la polizia, eccetera, eccetera, finché sono state liberate la mamma e le sorelle. Mm? Eh, la stessa legge che gira intorno all'onore dirà che questo rapitore potrà uccidere a una sua sorella se lei fa qualcosa considerata che danneggia l'onore familiare come essere vista per strada con un uomo mm? e questo, queste, questo va insieme mm? Nel rapporto quotidiano, nel posto di lavoro, e questo uno adesso vede. Scusate. Eh, scusate. Eh, e questo uno lo vede adesso rappresentato in modo estremo: le donne da una parte, gli uomini dall'altra parte, ma. Anche quando io ero piccolo e andavo a scuola in Argentina, non c'erano le scuole miste. C'era quella per i maschi e quella per le donne. Bene, nel posto di lavoro, uomini e donne non si toccano. Quindi gli uomini si abbracciano tra di sé, ma non si potrà vedere un abbraccio tra... Un uomo e una donna, una donna in un posto pubblico. Bene, i talibani prendono questo e lo spongono in modo di legge rigida. Ed è inutile dire: ah, che barbarità, che questo, quell'altro, perché è inutile. È questo che io volevo condividere in un modo per niente accademico ma che viene fuori dalla vita quotidiana in una realtà culturale vecchia migliaia di anni, è molto diversa, che richiede trovare i modi per poter camminare verso una situazione migliore, con dignità e costruendo libertà. Mm? E... Bene, io direi che per il momento io mi fermerei qua, penso che poi dopo ci sarà qualche conversazione, qualche eh, dibattito, però è questo che volevo condividere eh, con voi per quello che possa servire. E, sottolineo quello che ho detto quasi all'inizio, c'è un lavoro concreto costruito adesso quotidianamente per mantenere... Viva la libertà di stampa nell'Afghanistan, per cui per forza si deve trovare lo spazio e ragionare politicamente e non in base a dei principi che in un certo senso ci impediscono di andare avanti, ci impedirebbero di andare avanti. Quindi. La retorica non serve in questo caso, il che non vuol dire, come ho anche sottolineato, che c'è bisogno di solidarietà, di accoglienza, perché ognuno è comunque libero di fare quello che ritiene meglio per la sua propria vita, e non necessariamente perché non è facile è guardare la propria vita in un contesto storico, indietro e in avanti. Bene, grazie mille. Grazie, grazie, grazie al dottor Riccardo Grassi. Grassi. E io chiamerei sul palco per l'ultima parte la dottoressa Elena Zeni, che è la referente per il manifesto per le università inclusive dell'UNHCR, la professoressa Ester Gallo, la delegata del rettore alla solidarietà accademica internazionale dell'Università di Trento e, e il professor Guido Formigoni, prorettore alla qualità e direttore del Master in comunicazione per le relazioni internazionali. Grazie, è acceso giusto, funziona. Grazie a tutti a tutte per l'invito e mh, ci tenevo a, a ringraziare in particolar modo Najmash per uh, la condivisione di prima, perché per chi uh, per tutti pensano, per chi come me lavora con uh, i rifugiati, la cosa più, più forte e più importante è poter uh, sentire la loro voce e le loro esperienze. E quello che cercherò di fare in questo momento e molto rapidamente è offrirvi un rapido quadro di mh, quella che è la, la situazione dal punto di vista dello sfollamento causato dal conflitto, dagli eventi dell'estate eh, in, in Afghanistan e nei paesi confinanti, per poi arrivare un po' a quello che riguarda noi e l'Italia e quindi a ragionare su quelle che sono... Le conseguenze e le azioni di tutta questa dinamica per noi, qui in Italia. Eh, sicuramente eh, gli eventi dell'estate e la presa del potere da parte dei talebani hanno causato un picco di sfollamento. L'Afghanistan è quella che in gergo eh, operativo viene definita una situazione di conflitto protratto, ovvero una situazione di conflitto che è si protrae da numerosi anni e che quindi un po' si cronicizza e regolarmente continua a causare delle dinamiche di, di fuga e di sfollamento. Il picco di sfollamento interno si è visto in realtà in Afghanistan intorno al mese di luglio, quindi prima della presa dei, dei talibani, quando sostanzialmente la popolazione aveva iniziato eh, a capire che si andava in quella, in quella direzione. Alla fine del 2021 eh, le informazioni che abbiamo ci dicono che all'interno del paese ci sono circa 3 milioni e mezzo di sfollati interni, di cui eh, solo 700 mila sono stati sfollati dal conflitto nell'arco del, del 2021. Eh, come si diceva già prima, ci sono poi più di 2 milioni di persone rifugiate nei paesi limitrofi di cui la maggioranza eh, si trova in Pakistan e poi come secondo paese in Iran, mentre in percentuali molto minori negli altri paesi confinanti. Eh, un dato particolarmente importante e significativo, infatti le mie considerazioni di oggi vogliono anche un pochino eh, dare l'attenzione alla giornata internazionale della donna che oggi celebriamo, si focalizzano un po' su quello che è Uh, il ruolo e la posizione delle donne in questa situazione di sfollamento forzato. Uh, di questi rifugiati circa il 46% sono donne e, e ragazze e la posizione di sfollamento delle donne comporta una serie di difficoltà particolarmente significative perché spesso le donne si muovono con familiari a carico molto più le donne diciamo sole senza un partner, senza il nucleo familiare intero si muovono da sole e con i familiari a carico, quindi con figli, altri, altri familiari che necessitano di, di supportare. Molto più di quello che avviene rispetto agli uomini soli. Eh, ad esempio, circa, si è osservato che circa il 68% delle donne sole hanno una media di quattro familiari a carico, delle donne che si sono rifugiate, mentre solo il 7% degli uomini si trova in questa situazione. E penso che si possa bene immaginare cosa significa questo: la necessità di trovare un posto dove vivere, un rifugio sicuro, la necessità di provvedere a sé e, e ai propri familiari. Eh, questo appunto va inquadrato nella situazione di conflitto che è stata che perdura da tantissimi anni in Afghanistan. Eh, e che è stata ulteriormente aggravata da tutta una serie di fattori, tra cui sicuramente gli eventi eh, del, dell'estate del 2021, ma anche altri fattori concomitanti, come una situazione di, di gravi siccità che è andata ad incidere sulle possibilità economiche, sulla situazione di povertà della popolazione e sulla sicurezza alimentare. La situazione di grave crisi umanitaria. Unita al conflitto eh, genera rispetto a quello che è la situazione delle donne una serie di preoccupazioni molto significative. Questo perché per avere un quadro diciamo, della, della crisi umanitaria in atto, più di metà della popolazione attualmente dipende per la sussistenza, quindi l'accesso a beni di, eh, di sussistenza primaria dagli aiuti umanitari. E chiaramente questo per le donne può significare e per la popolazione che quindi può avere poi un impatto sulle donne il ricorso a del, dei meccanismi di sopravvivenza negativi come eh, i matrimoni forzati, eh, la vendita del, delle ragazze per poter eh, ottenere la sussistenza e quindi una situazione che è andata ad aggravare ulteriormente delle fondamentali diseguaglianze di genere. Eh, come sappiamo, e come è già emerso negli interventi di, di questa mattina, all'interno dell'Afghanistan, nel contesto del conflitto, degli eventi dell'estate, ci sono dei profili eh, che sono storicamente, lo sono ulteriormente da quest'estate, particolarmente a rischio, come quello dei giornalisti, eh, degli attivisti per i, per i diritti umani, delle minoranze etniche -religiose, e religiose e anche quello delle donne. E, questa situazione sicuramente va ad incidere ulteriormente sulla il, la tipologia di rischi per la sicurezza che riguarda le donne nello specifico. Basti pensare che già nel 2015 c'era uno studio di UNFPA, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per, che si occupa della uh, salute sessuale e riproduttiva, che stimava che circa il 51% delle donne afghane avessero subito violenza fisica o sessuale da parte del, del proprio eh, compagno. E chiaramente nella situazione attuale la preoccupazione è che queste stime, and stime andranno ad aggravarsi in modo estremamente significativo, quindi andando ad aggravare quelli che sono i rischi di, di violenza di genere per, per le donne e per la popolazione femminile afghana. Nonostante l'esistenza di tutti questi rischi, per le donne è molto difficile poter lasciare eh, il paese. Questo perché? Eh, perché è, è maggiormente difficile, soprattutto in questo momento, avere libertà di movimento e per le donne è maggiormente difficile, specialmente in alcuni contesti, avere accesso alla documentazione. Quindi, per attraversare regolarmente uno dei varchi di confine ufficiali è necessario muoversi e avere un documento d'identità o diversamente è necessario ricorrere ai varchi non ufficiali, il che significa andare in zone estremamente remote, rivolgersi a dei trafficanti e quindi andare a, a eh, enfatizzare ulteriormente il rischio di poter subire. Forme di abusi e violenza di genere per, per le donne. Eh, anche per coloro che, e soprattutto per le donne, che non potendo lasciare il paese continuano a trovarsi all'interno dell'Afghanistan, eh, ci sono delle difficoltà e dei rischi particolarmente significativi. Eh, sia nella possibilità di accedere ai servizi, questo perché eh, ovviamente ancora di più dopo eh, i fatti del, dell'estate del 2021, eh, è difficile avere libertà di movimento per accedere fisicamente ai servizi, è necessaria documentazione per accedere, documenti di identità per accedere fisicamente ai servizi e i servizi comportano spesso dei costi che, vista la situazione attuale, sono spesso proibitivi per, per le persone e per le donne in particolare. A questa situazione eh, si aggiunge la carenza di personale femminile, che soprattutto all'interno di comunità particolarmente conservatrici è un limite estremamente significativo. Eh, sia nella distribuzione di beni e di servizi, perché solo una donna, solo alle donne è concesso avvicinarsi ad altre donne, sia nella comprensione di quelli che possono essere i bisogni della, della comunità. La situazione attuale non solo è concesso solo alle donne avvicinare le donne, ma spesso comunque le donne devono essere, le donne afghane devono essere accompagnate da un uomo per poter comunque interagire e, e parlare con operatori umanitari. E anche qui è facile comprendere quelli che sono i rischi di questa situazione, perché se alle donne afghane non viene data una voce si rischia di mettere in piedi comunque degli interventi che non tengano in nessun modo conto dei, dei loro bisogni. Eh, vorrei adesso passare da questo quadro di eh, quella che è la situazione afghana a quello che la, diciamo, il, il conflitto in Afghanistan e soprattutto eh, quello che è accaduto durante l'estate del 2021 ha comportato per l'Europa e per l'Italia in particolare. Eh, come abbiamo visto, eh, c'è stato insomma un intervento del, degli stati europei, dell'Italia nell'agevolare l'evacuazione delle, delle persone a rischio, eh, basti pensare che le persone afghane sono sempre state eh, presenti tra i richiedenti asilo in Italia in particolare, ma non erano sicuramente tra le nazionalità principali. Eh, mentre se si comparano i dati, tra il 2020 e il 2021 c'è stato un incremento di circa il 900% nelle domande di persone in nazionalità afghana. Quindi si è passati da circa eh, 600 persone nel 2020 a 6500 nel, nel 2021. La cosa, a mio avviso, positiva è che si riconosce il bisogno di protezione della popolazione afghana. Infatti, eh, tra status di rifugiato e protezione sussidiaria c'è comunque un riconoscimento che è pari al 97% delle domande che vengono presentate dai cittadini afghani. Quindi, Sicuramente è un dato importante eh, per eh, il lavoro che, che viene fatto dal punto di vista del riconoscimento della, della protezione internazionale. E come un HCR, diciamo che l'impegno che eh, c'è in Italia che è quello non tanto di intervenire direttamente, che è quello che l'UnhcR fa più in situazioni di emergenza, ma di supportare quelli che sono gli attori locali che sono in grado di offrire risposte eh, di protezione, si focalizza sicuramente sul mantenimento di questi spazi di protezione che vengono riconosciuti dalle autorità e sull'agire su quelle che sono state identificate anche come delle azioni prioritarie, sicuramente il potenziamento dei, dei canali di accesso legali che evitano quindi soprattutto a persone vulnerabili come possono essere donne e bambini di mettersi nelle mani di trafficanti e quindi esporsi a tutta una serie di gravissimi rischi ulteriori di, eh, di tratta e di sfruttamento. Eh, ad esempio oltre ai corridoi che già, eh, alle evacuazioni che sono già avvenute nell'estate ehm, forse lo, lo avrete letto, eh, è in programma nel corso dei prossimi due anni L'attuazione di corridoi umanitari che porteranno eh, dall'Iran e dal Pakistan perso persone appunto a rischio di nazionalità afghana, rifugiati afghani, con una particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come eh, le donne e i bambini. Eh, chiaramente, l'arrivare qui e la messa in sicurezza, il riconoscimento della protezione non può essere che il primo passo verso una protezione efficace perché. Una protezione significativa significa poi, per chi ha deciso di restare qui in Italia, una vera integrazione a livello locale. E queste sono anche eh, le azioni che, appunto, come NKCR si è cercato in questi anni di supportare e si vuole supportare nel corso dei prossimi anni. Eh, sulla base di quello che nel, nella Dichiarazione di New York del 2016 e poi nel Global Compact for Refugees è stato definito Hall of Society Approach. Cioè la consapevolezza che nessuna organizzazione, nessuna istituzione è in grado da sola di offrire una risposta alle problematiche, alla questione dei rifugiati. Se si vuole davvero cercare delle soluzioni che siano concrete, che funzionino, è necessario che tutta la società a tutti i livelli si metta insieme per offrire delle soluzioni. E questo significa istituzioni, organizzazioni, organizzazioni della società civile, il settore privato, ma anche i singoli cittadini. E eh, infatti, diciamo, la, la volontà è stata quella anche di eh, promuovere percorsi di integrazione e percorsi di inclusione che vanno a intervenire su vari livelli, quindi l'inserimento lavorativo, ma anche l'offerta eh, eh, in spazi comuni, quindi la facilitazione dell'accesso per, per i rifugiati a quelli che sono. Eh, le necessità, ad esempio, di ottenere i documenti e poi l'accesso ai vari servizi di cui possono avere bisogno, ma anche eh, la partecipazione attiva delle comunità di accoglienza nell'inclusione dei rifugiati. Ad esempio, un programma eh, particolarmente bello, a mio avviso, che è iniziato proprio, eh, proprio quest'anno qui in alcune città pilota, tra cui Milano, è quello del Community Matching, che ha come scopo... Quello di creare dei match, delle coppie tra un rifugiato e un membro della comunità locale, proprio per andare a rafforzare un elemento che è fondamentale, ma si è spesso visto essere un po' più debole, che è quello delle relazioni sociali, e quindi andare proprio a potenziare le relazioni sociali dei rifugiati per creare un legame un percorso di inclusione più solido. E in tutto questo, chiaramente, appunto, io sono anche referente per il manifesto dell'università inclusiva, le università. Come tutti i vari attori della società svolgono un ruolo fondamentale sia nel, nel garantire l'accesso di coloro come gli studenti che vogliono continuare un percorso che magari sono stati costretti a interrompere fuggendo eh, dall'Afghanistan e dai paesi di origine, sia nell'offrire proprio queste opportunità di effettiva inclusione tramite un migliore accesso poi successivamente al mercato del lavoro e tramite. La creazione di legami sociali che possono garantire una partecipazione attiva e significativa nella società con questo io ho chiuso e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione è acceso ok allora, grazie intanto per per l'invito buon 8 marzo Dunque, io, ehm, come appunto Roberto Rasetto ha anticipato, eh, svolgo il ruolo di delegata del rettore dell'Università di Trento, eh, una nuova delega che appunto cade, eh, nel, che mi è stata assegnata nel momento in cui è iniziata la, la crisi in Afghanistan, adesso il conflitto in Ucraina, che è quella per la solidarietà accademica internazionale. Ma svolgo questa delega all'interno di un percorso più ampio di cui volevo appunto parlarvi brevemente, che è quello di una rete nazionale e internazionale che si chiama Scholars at Risk, eh, che in Italia eh, nasce nel 2019 e porta avanti eh, diversi, diverse progettualità. Mm, è una rete di attualmente 30 membri tra università, associazioni scientifiche, e istituti di ricerca operanti nel territorio nazionale. E porta avanti, eh, appunto, la prima linea di progettualità eh, è ehm, progetti di protezione temporanea di accoglienza, eh, rivolta a, eh, verso ricercatrici e ricercatori che per motivi di conflitto di regimi autoritari eh, fanno eh, richiesta di assistenza a noi e eh, per arrivare appunto nei nostri atenei e mh, ad oggi i, i nostri atenei hanno ospitato dal 2019 ad oggi eh, circa 15 studiosi e studiosi e eh, da agosto del, dell'anno scorso appunto si sono mobilitati per ehm, ospitare anche eh, ricercatrici e ricercatori afghani. E dal, eh, diciamo, la, quella che è la nostra esperienza, eh, appunto di cui vorrei parlarvi oggi come Trento, ma come appunto rete di 30 eh, Atenei, mh, è un... Eh, un divario tra quella che è e che oggi è emerso chiaramente un'emergenza attesa, mh, perché noi abbiamo cominciato a ricevere richieste di supporto eh, già dal, dal dicembre eh, del 2020 da parte di ricercatrici e di ricercatori. E quello che, che cerchiamo di fare concretamente è creare delle borse di ricerca di diversa tipologia, assegni di ricerca, contratti eh, di diversa natura, ma eh, appunto non, possibilmente non inferiori ai 12 mesi, idealmente almeno di 36-48 mesi, eh, per ovvi motivi. E quindi da un lato, da un, lato un, un sentore mh, da parte della rete di Scholars at Risk Italia di una crisi che si avvicinava sempre di più perché abbiamo cominciato ad avere legami, ad accogliere nei nostri atenei appunto ricercatori già da... Ehm, da più di due anni. Dall'altra appunto questo senso di, di non essere pronti, di non essere preparati, quindi di avere da un lato un'emergenza, un'ondata di richieste e dall'altra appunto eh, la difficoltà a creare in tempi brevi, e questo lo stiamo vivendo nuovamente con l'Ucraina, posizioni per dottorati, postdottorati, assegni di ricerca. E non solo per motivi di finanziamenti, ma perché la macchina è una macchina complessa. Da agosto eh, del 2021, eh, come Scholars at Risk, abbiamo ricevuto dai ehm, docenti eh, di diversa signorità accademica, quindi da eh, studenti che eh, hanno conseguito la laurea di master, eh, studenti che erano in, in corso, nel, nel, nel percorso di dottorato ma che non hanno finito il dottorato per poi appunto arrivare a profili più, più maturi, 1460 richieste in solo quattro mesi e di queste eh, richieste di eh, supporto, vale a dire richieste di accoglienza e protezione negli Atenei, non solo italiani ma anche europei e, e statunitensi. Solo il 20% di queste richieste che ci sono pervenute dal mondo universitario vengono da eh, colleghe e colleghi che sono riusciti a lasciare il paese. E questo 20%, come è emerso già, sono prevalentemente in, eh, in Pakistan, in Iran, ma anche nei paesi confinanti a nord del, del paese. Tra queste 1.460 richieste, il 30% sono donne. Eh, e tra queste 1.460 solo un 20% è, è riuscita a completare o a iniziare un titolo di dottorato. Questo perché lo sottolineo prima di tornare alla richiesta da parte delle colleghe mh, afghane. La questione del dottorato è una questione a nostro avviso importante perché non solo nel contesto dell'Afghanistan ma di tutte le crisi di cui ci siamo occupati come Scholars at Risk negli ultimi anni, da quella yemenita, da quella siriana. Eh, L'anello eh, diciamo, più debole per poter dare asilo scientifico è proprio quella di chi non ha ancora ottenuto il dottorato e che quindi non si trova a poter spendere un titolo nel mercato del lavoro ma non è neanche più uno studente e quindi si trova ad essere in una zona grigia, una categoria particolarmente debole da un punto di vista scientifico, per cui purtroppo non abbiamo ancora eh, degli strumenti eh, no, di, eh, di accoglienza eh, brevi. Eh, anche perché appunto da un punto di vista giuridico creare delle borse per categorie speciali pone dei vincoli anche da un punto di vista costituzionale. Non si possono aprire bandi per categorie riservate salvo appunto ehm, alcune condizioni di cui possiamo poi parlare se, se volete durante il dibattito. Eh, nel caso delle colleghe eh, appunto, che, che ci hanno contattato, eh, un po' come anticipava, come, come sottolineava anche Elena eh, un, un momento fa, c'è eh, da un lato la, eh, il, il double burden all'ennesima potenza, il voler continuare la propria carriera scientifica, accademica in Italia, ma allo stesso tempo, appunto, l'insicurezza nel. Eh, la preoccupazione, non l'insicurezza, la preoccupazione di quanto questo sia possibile e a discapito invece dei legami familiari, a volte dei coniugi che rimangono, che sono rimasti in alcuni casi in Afghanistan. E, e questo rende, appunto, mh, continuare il percorso di, di, di inclusione scientifica, di proseguire la propria carriera scientifica, eh, una. una eh, sfida centuplicata mh, per, per, per molte. Ehm, che cos'è che stiamo cercando di fare? Eh, nel il 14 ottobre eh, abbiamo presentato al MOR una proposta di progetto. Eh, abbiamo portato due proposte che a nostro avviso sono particolarmente importanti. La prima è una proposta di ehm, Piano nazionale di borse dedicate a studiose e studiosi a rischio che includa dal dottorato a appunto borse per profili più senior eh, perché al, di là, al netto di quella che è la mobilitazione l'impegno degli Atenei, i progetti di protezione dei singoli Atenei, almeno nella nostra esperienza, non sono sostenibili nel lungo periodo, perché le guerre non finiscono nell'arco di una borsa di 12 mesi perché l'università italiana eh, diciamo ha tanti pregi, ma non forse quello di essere aperta a eh, nell'attrarre ricercatrici e ricercatori eh, stranieri, ancora di più da paesi in via di sviluppo, da paesi extraeuropei e quindi serve un impegno eh, delle istituzioni del, del Ministero dell'Istruzione, del Maeci. La seconda richiesta che abbiamo portato al MOR è una deroga eh, per le leggi sul reclutamento per ragioni umanitarie perché eh, appunto lo vediamo caso per caso noi sono, sono sei mesi che cerchiamo di dare un minimo contributo appunto di mh, per portare qui eh, ricercatrici e ricercatori di notte e di giorno eh, lavorando caso per caso eh, con difficoltà enormi dal rilascio del visto, dalle procedure per, per, il, per il contratto, per arrivare a quella che appunto è come, come chi prima di me ha parlato molto meglio di me, eh, garantire una, una reale inclusione. Mm. E, mm, e per, per arrivare a una, a una conclusione voglio appunto ragionare su due aspetti importanti, due parole chiave. Eh, All'inizio di questa giornata è stato richiamato il tema dell'internazionalizzazione. Eh, la mobilità dei ricercatori è una delle non solo delle parole chiave, ma dei processi chiave dei processi di, no? di, di internazionalizzazione. Siamo abituati a pensare all'internazionalizzazione come mh, appunto eh, prevalentemente come la mobilità di studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori svincolati da costrizioni, quindi una mobilità no? eh, facile. Eh, è ora che cominciamo a pensare, eh, siccome la crisi afghana non è la prima e non sarà l'ultima, come stiamo vedendo, che all'interno dei programmi di internazionalizzazione vada considerata anche quella delle mobilità forzate e che il sistema universitario italiano eh, tenga conto anche appunto di questo, sviluppando dei programmi appositi. La seconda riflessione con la quale vorrei chiudere è eh, un po' legata ad una domanda, cosa significa, questo è un aspetto che ci siamo chiesti tanto come, come Scholars at Risk, eh, in Italia, cosa significa proteggere? Mm? Eh, significa dare ospitalità, ma l'ospitalità è storicamente legata alla curiosità e all'apertura verso la conoscenza. Eh, mi ha colpito molto l'intervento della professoressa eh, afghana quando dice, appunto voi occidentali ci state rubando i migliori, eh, i migliori cervelli, le migliori risorse. Eh, L'America ci ha rubato i migliori, le migliori menti nel ventennio fascista e nazista, ma è stata anche in grado di dare eh, spazio a nuove conoscenze, all'apertura verso... Eh, nuovi profili scientifici che hanno contribuito a deprovincializzare tanto l'università americana quanto l'università inglese negli anni 30 e negli anni 40 fino ad oggi. Allora noi oggi ci stiamo eh, assumendo una responsabilità enorme perché stiamo dando asilo scientifico a colleghe e colleghi, ma quale futuro eh, riusciremo a a dare in termini non solo di asilo scientifico ma di inclusione e quindi di, di pluralismo. E questo è possibile solo se si prevedono dei programmi eh, nel lungo periodo e non solo nell'emergenza. Eh, grazie per, per l'attenzione e per averci incluso nella giornata di oggi. Bene, eh, dunque, credo che eh, la mattinata sia stata veramente molto ricca e molto anche articolata. Abbiamo ascoltato punti di vista diversi e, e, e quindi credo, avviandoci alla conclusione, eh, io sono molto contento dal punto di vista della nostra università per il risultato di questa... Eh, di questa serie di interventi ringrazio tutte e tutti eh, ovviamente in primo eh, luogo eh, ringraziamo Shabane Rahila e Najma per il loro contributo perché eh, insomma eh, l'idea fondamentale era proprio sentire eh, loro il loro punto di vista farcelo raccontare e penso che sia stata per, per tutti e tutte coloro che erano qua stamattina, ma anche chi ci ha seguito da lontano e chi potrà vedere poi questo eh, resoconto del nostro incontro, un momento importante che speriamo non sia l'ultimo, nel senso che potrebbero esserci poi occasioni per riprendere queste cose anche nella trama più ordinaria della nostra vita universitaria. Eh, per cercare, non dico di tirare le conclusioni perché come capite è impossibile, eh, gli stimoli e gli spunti sono stati troppi ma insomma eh, dire semplicemente quello che io ho eh, ricavato dall'ascolto dall di questa mattina vorrei sottolineare tre rapidi punti eh, che ci fanno pensare eh, almeno che a me hanno eh, stimolato un ripensamento profondo il primo è questa riflessione sul fatto che noi adesso eh, siamo stati colpiti dalla vicenda appunto del, dell'anno scorso eh, dalle immagini anche che sono arrivate da Kabul e dalle altre città afghane ma non dobbiamo dimenticare che eh, lì c'è una storia che è stata una storia ormai diciamo almeno di 40 anni di conflitto eh, continuato, eh, duraturo, pervasivo, eh, che a, a volte sono state eh, realtà fuori dall'orizzonte di visibilità della comunità internazionale, di, di, di noi che viviamo eh, in Europa, che abbiamo problemi diversi, che non ci siamo fatti minimamente carico di quello che succedeva in questa condizione difficile. Questo non vuol dire che poi, eh, loro ci raccontavano, in certi momenti si è anche potuto vivere una vita eh, tranquilla, si è anche potuto cercare il miglioramento da, dal punto di vista dei singoli e delle comunità, ma eh, 40 anni di guerra lasciano il segno su qualsiasi eh, esperienza umana organizzata e questo, eh, ahimè, lo dobbiamo considerare come un, un punto eh, molto eh, profondo su cui, su cui riflettere. Il secondo credo che sia anche con grande onestà confessare i limiti eh, del, de, dell'intervento internazionale eh, post 2001, cioè eh, insomma dire che in qualche modo il, eh, le vicende di dell'agosto scorso ci hanno mostrato che in questo ventennio eh, certo magari si è anche permesso un percorso eh, nuovo ad alcune persone ma complessivamente l'intervento ha mostrato dei limiti straordinari l'idea di esportare la democrazia come eh, diciamo soprattutto nel mondo Neoconservatore statunitense è stata eh, etichettata eh, questa vicenda. Mh, ha, mostrato, ha mostrato dei limiti clamorosi, cioè non si è riusciti a accompagnare un percorso eh, radicato eh, nella società locale e che appunto garantisse un minimo di durata e di stabilità una volta che eh, in modo appunto un po'. Eh, così disordinato e affrettato, eh, le missioni militari internazionali se ne sono andate. Quindi si può giustamente recriminare dal punto di vista afghano, come loro ci hanno detto, sull'abbandono dell'agosto scorso. Ma ci si può anche chiedere che cosa si era realizzato prima di agosto, perché appunto probabilmente eh, quel modello. Quel modello eh, ha mostrato straordinari limiti, insomma, non si è riusciti a eh, appoggiare la crescita di un'esperienza che avesse eh, la capacità di stare in piedi con le proprie gambe. Terza riflessione che mi veniva, l'intervento delle nostre studentesse ha messo in luce anche molte volte questo problema del rapporto tra le persone comuni e la politica. No? Eh, L'idea che appunto. Alla fine l'elite poi si salva mentre chi rimane nei problemi sono le persone comuni. E, e questo credo che sia vero anche a leggere un po' la storia degli ultimi 40 anni di guerra: quanto questi 40 anni hanno anche eh, pagato il prezzo di una politica eh, anche locale eh, che, appunto, ha sfruttato a volte le condizioni di pluralismo, di, di, di diversità, di. di, di eh, anche, eh, come dire, eh, questo straordinario intreccio no? di, di matrici etnico-linguistiche, geografiche che stanno dentro a questa esperienza dell'Afghanistan per ricavarne conflitti eh, ispirati sostanzialmente a logiche di potere molto, molto miopi, molto, molto personalizzate. No? E in questo, appunto, i, i, i Taliban. Hanno avuto certamente il loro peso, ma anche tante altre esperienze a partire appunto dalla guerra civile eh, successiva all'abbandono sovietico, ci hanno mostrato come la politica ha potuto essere appunto eh, una realtà che ha aggravato molte situazioni, ma d'altra parte eh, il lato B di questo discorso è che poi di politica c'è bisogno, perché appunto non si può uscire da una situazione così complessa senza eh, identificare appunto eh, una classe dirigente che sia all'altezza della sfida, che sia capace appunto di rispondere poi ai problemi della, della vita collettiva. Scusatemi per queste tre riflessioni molto schematiche ma anche eh, un po' generali. Due cose per chiudere sulla domanda eh, che è anche il nostro titolo, cioè eh, gli imperi che hanno circondato questa, questa terra, questo quest insieme di valli, di monti, di, di piccole pianure, eh, hanno sempre fatto fatica a controllarlo in modo, in modo duraturo, no? perché eh, è sempre eh, emersa poi questa, questa vena veramente appunto indomita e orgogliosa del popolo afgano. Credo che oggi la sfida sia come questa vena indomita e orgogliosa si possa tradurre in una esperienza appunto di società che, eh, facendo i conti con quello che al momento sembra un, un dato di fatto, no? ci diceva giustamente Riccardo Grassi, eh, eh, crei però degli spazi, eh, cerchi di salvare una modalità appunto di eh, speranza. La parola speranza era venuta fuori tante volte no? Nel, negli interventi delle nostre studentesse. Eh, si è parlato di creare un argine, ecco. Creare un argine vuol dire, eh, appunto, eh, mettere in campo come popolo indomito e orgoglioso tutte quelle esperienze dal basso che possano veramente far nascere anche in prospettiva un qualcosa di capace di autosostenersi, capace di non aver più bisogno, appunto, dell'intervento militare straniero per affermare una logica di futuro. Questa è la speranza, naturalmente è affidata a, a, alle fragili eh, capacità e, a, e alle fragili spalle di molte persone che, che, che hanno scelto di stare in quelle condizioni al netto del discorso che abbiamo più volte fatto anche stamattina sulla libertà poi di scelta di ciascuno e la seconda invece osservazione è che eh, siamo di fronte credo come anche eh, governo italiano come comunità internazionale a questo dilemma su qual è a questo punto la modalità giusta per intervenire rispetto alla situazione che si è creata, eh, perché eh, come sempre il dilemma è eh, come dire eh, isolare un regime che non rispetta i diritti umani, serve a eh, tutelare poi un popolo oppure eh, la logica necessaria è quella del dialogo diplomatico e del tentativo di influire sul comportamento di questo regime per eh, riuscire in qualche modo a tutelare poi le condizioni di vita concrete di una popolazione. Perché è un dilemma eterno su cui non c'è, credo, una soluzione eh, da scegliere una volta per tutte. Eh, oggi, eh, per esempio, appunto il tema del riconoscimento internazionale è sospeso, probabilmente è giustamente sospeso, ma... C'è stata qualche occasione già di incontro in cui comunque si, si sono ascoltate le delegazioni dell'attuale governo per cercare appunto di influire, per cercare di vedere se è possibile eh, ottenere dei comportamenti da, da questo gruppo appunto di cui abbiamo ascoltato tante caratteristiche tante, eh, e tanti limiti, ma che eh, sta di fatto lì in quella situazione. Eh, si parlava appunto di tentativi di sostenere eh, dall'esterno una presenza eh, nel mondo della comunicazione, la missione ONU eh, a quanto mi risulta è ancora sul territorio e cerca di eh, fare il proprio ruolo, di svolgere il proprio ruolo, eh, però eh, capite che credo bisogna alternare sapientemente metodi diversi, non si può immaginare che solo l'isolamento e il rifiuto del riconoscimento possa portare molto lontano perché rischia poi di impedire la nostra capacità di aiutare concretamente le persone che vivono in quella situazione. Non abbandonateci, era l'espressione che eh, è venuta fuori più volte, non abbandonateci vuol dire certamente dare voce eh, a queste situazioni, ricordarcele, eh, farle circolare. Nel sistema della comunicazione troppe volte distratto del nostro mondo, diciamo, eh, del benessere, però vuol dire anche probabilmente industriarsi politicamente e diplomaticamente a cercare tutte le strade, anche minime, per eh, influire concretamente su chi al momento ha in mano eh, il controllo della situazione e quindi eh, ottenere qualcosa per il futuro di questo popolo che ha così tanto sofferto. Grazie per l'attenzione, non so se abbiamo spazio per qualche domanda o intervento, ma temo che siamo un po' in. Se c'è qualche domanda, ovviamente, eh, un applauso. Ufficio, e mi hanno già chiamato per rientrare. Quindi mi spiace molto non poter partecipare prego, prego, al dibattito. Comunque. Mi scuso davvero, però, eh, per qualsiasi cosa, appunto, sentite pure liberi di contattarmi via email. Insomma, sarò felice di parlare con voi e discutere su eventuali dubbi. Grazie. Ci diamo comunque il compito di tenere viva l'attenzione per il futuro eh, su questa esperienza e queste situazioni. C'è un intervento? Buongiorno a tutti. Allora io ci tenevo a ringraziare tanto le studentesse che oggi sono venute. A testimoniare l'orrore della guerra e di quello che stanno passando le persone a cui vogliono tanto tanto bene. Noi, come umanità, molto probabilmente stiamo affrontando un periodo molto difficile. Veniamo da due anni di pandemia che ci ha distrutto, adesso sta succedendo tutto il conflitto in Ucraina. E la guerra nel medio oriente in altre parti del mondo persiste quello che vorrei dire è che ognuno di noi si deve impegnare per combattere questa cosa per resistere perché io voglio uh, morire in un mondo migliore detto molto semplicemente io vorrei che noi giovani la mia generazione, la vostra, tutte le generazioni di questo mondo possano cantare in un'unica voce per far sì che tutte le ingiustizie possano smettere una volta per tutte. Forse la mia è un'utopia perché lo sappiamo molto bene che il mondo in cui viviamo è complicato e che le persone possono scegliere se fare del bene e se fare del male. E molto spesso la scelta è quella di fare del male però dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze per cambiare le cose ognuno di noi con la voce con la stampa con i programmi con le riflessioni con la poesia ognuno di noi deve fare qualcosa anche un pensiero può cambiare secondo me la realtà e io davvero vi ringrazio perché so che non deve essere stato facile ripercorrere questo momento ed essere lì presente. E anche io capisco magari la rabbia nel vedere l'indifferenza, però sono d'accordo anche con quello che ha detto lei, professore, cioè che dobbiamo attraversare tutte le vie possibili per uh, arrivare ad una soluzione che possa garantire il benessere per tutti. Per il popolo afgano, per il popolo ucraino, per il popolo italiano, per tutti i popoli del mondo. E grazie. Se ho mezzo minuto perché volevo riagganciarmi a quello che ha detto la studentessa, ha, ha citato l'arte e ho dimenticato di, di comunicarvi una cosa. E ieri si è inaugurata a Roma. Eh, la mostra di un artista eh, afgano, è, è Elhana Ragosar, che all'Università di Herat aveva una scuola di arte eh, di studentesse e una, mh, alcune di queste studentesse eh, sono arrivate insieme all'artista eh, a Roma e hanno inaugurato questa mostra eh, alla Sapienza. La mostra si intitola Hair, Hair, le Molte Vie eh, per la Libertà e eh, appunto espongono dei quadri eh, di, di tutto questo gruppo di artiste, giovani artiste e artisti, eh, vendono anche i quadri per eh, aiutare poi le artiste che sono rimaste aderate. Eh, se eh, appunto voi foste interessati ad ospitare la mostra eh, siete benvenuti nel contattarmi e vi metto in contatto poi con i referenti che sono a Roma. Grazie. Buongiorno, eh, prima di tutto volevo ringraziare per questo, questo tutti gli incontri di questa mattina, tutti gli interventi di questa mattina, soprattutto quelli delle, delle ragazze, delle studentesse afghane che penso abbiano colpito molto tutti. E poi volevo fare una domanda sul, sul programma uh, Scholars at Risk. e In particolare volevo chiedere se esistono anche dei, uh, cioè è prevista anche la riunificazione familiare, e se l'offerta di dottorato e Quindi, di, di, di residenza in paesi eh, europei, Stati Uniti, negli Stati Uniti, è estesa anche alle famiglie, perché, come dicevamo cioè come è stato detto prima, vista la, eh, visto che le donne hanno eh, molte persone a carico, molti familiari a carico, mi chiedevo se appunto fosse fosse previsto questo. Grazie. Grazie la domanda. Allora, ehm. Ad oggi eh, ogni Ateneo ha implementato questi programmi di protezione in modo diverso, proprio perché non esiste ancora un programma nazionale. Quello che le posso dire è il programma di eh, Scholars at Risk all'Università di Trento che coordino. È un programma biennale, ogni eh, quindi ogni due anni pubblichiamo un bando dedicato a eh, ricercatrici e ricercatori a rischio. Un bando di ateneo interdisciplinare e eh, diciamo forniamo eh, mh, alloggio per la ricercatrice o il ricercatore e la famiglia per tutto gratuitamente per tutto il periodo della borsa finora abbiamo avuto con noi una ricercatrice iraniana, abbiamo oggi una ricercatrice yemenita alla quale siamo riusciti ad estendere l'assegno di ricerca a, per il terzo anno. Abbiamo aperto il bando ne a gennaio 2022, peraltro le due posizioni, e stiamo ricevendo numerose eh, richieste da Afghanistan, da Ucraina, ma anche da ricercatrici e ricercatori dissidenti eh, russi. E quindi, eh, questo, questo questa via è stata seguita anche da altri atenei, eh, quindi l'alloggio cerchiamo di portare avanti un tipo di inclusione che tenga conto sia nel caso che sia una ricercatrice, ma anche un ricercatore della famiglia, sicuramente. Per quanto riguarda il programma di dottorato, purtroppo siamo molto più indietro, nel senso che almeno a Trento ehm il nostro bando è dedicato a due categorie di ricercatrici e ricercatori, titolari richieden eh, richiedenti protezione internazionale, inclusa protezione sussidiaria, o a rischio, eh, riconosciuta da Scholars at Risk, Scholars Rescue Fund e altre organizzazioni. Ehm, Ci è stato possibile aprire questo bando riservato a categorie protette specifiche perché c'è un finanziamento privato che vincola il finanziamento all'utilizzo dei fondi e questo ci protegge da un punto di vista giuridico. Per quanto riguarda il dottorato, l'ufficio legale ci ha Legato, ci, ha, ci ha bloccato la strada. O il MUR si pronuncia in merito alla possibilità di riservare delle borse di dottorato per giovani ricercatrici e ricercatori a rischio, o nei limiti della mia conoscenza e esperienza, questo ancora non è, non è possibile. È possibile trovare degli elementi di somiglianza tra la presa di Kabul da parte dei Taliban e l'odierna crisi e guerra in Ucraina, data la frammentazione etnica piuttosto che il lascito da, dato dall'occupazione straniera dei territori nella storia? C'è questa possibile somiglianza tra i due paesi e quindi come questa cosa e questi elementi relativamente in comune dei due paesi come potranno avere degli scenari futuri se effettivamente si potrebbe si potrà sviluppare una qualche forma di possibile democrazia intesa più o meno come noi anche se gli elementi sono abbastanza diversi dal punto di vista culturale, linguistico e religioso E... Ah, sul punto eh, si, si potrebbe ragionare a lungo. Io ho l'impressione che non, non, non sia tanto facile avvicinare le due situazioni, perché appunto si tratta di realtà eh, piuttosto diverse, eh, almeno nella manifestazione eh, attuale de, de, della crisi o del punto di caduta, di una lunga storia di tensioni e di, e di difficoltà no? certamente appunto il tema del pluralismo interno esiste da per, in tutte e due le esperienze però appunto non, non, non si deve dimenticare che la differenza fondamentale è che eh, l'esperienza eh, dei taliban è influenzata sicuramente dall'esterno perché nasce appunto a cavallo tra Uh, il paese stesso, il Pakistan, nelle madrasse uh, in cui probabilmente lavoravano anche appunto uh, le, le, le iniziative politiche di un paese come il Pakistan, però uh, è fondamentalmente poi anche un'esperienza interna. Il caso ucraino nasce come uh, invasione di una grande potenza alla ricerca della sua Mettiamola tra virgolette perché sarebbe lungo. Domani, chi vuole, c'è un incontro alle 12 in cui si parla della crisi russo-ucraina nella nostra università. Quindi, se volete, lì cercheremo di approfondire. Però, appunto, il tema è la ricerca della sicurezza imperiale da parte di una potenza esterna che interviene nella situazione certamente polarizzata e divisa. Eh, interna all'Ucraina. Quindi le due crisi sono diverse. Eh, le prospettive poi, come lei chiedeva, rispetto appunto al futuro e alla possibilità di sviluppo politico, certamente richiederebbero poi un ragionamento eh, specifico a parte, perché appunto al momento in tutti e due i casi eh, sembra che appunto c'è cioè, eh, da una parte una soluzione che appare relativamente stabile quanto problematica e dall'altra invece una vicenda che si sta svolgendo sotto i nostri occhi di cui eh, lo sviluppo futuro è molto difficile a questo punto immaginare nelle sue forme concrete. E potrei commentare? Niente. Posso commentare? Sono Riccardo Grassi qui sopra. La faccio a lei, prof. Poi veda lei se estendere alle le nostre studentesse, però mi sarebbe piaciuto che qualcuno facesse anche delle domande alle sue Collegandosi alla. Però la Prego, lei, si possono dire, fare direttamente. La faccio a lei <ride> e poi dopo. Collegandosi anche alla domanda della, della ragazza che ha fatto una domanda. Io ho letto sui media che la fuggita del presidente Gani dell'ex presidente del, che quindi è stato presentato da alcuni media, quindi che è scappato, che ha lasciato l'Afghanistan, potrebbe essere collegata alla domanda che ha fatto la, la collega. La, in Ucraina il presidente è rimasto, l'altro invece è scappato. Lei, da esterno, stiamo tutti giudicando da esterno, come vede questa, questa mediatica presentazione, che è puramente speculativa, rispetto a questa, questa, questa doppia sinergia? Non so se è chiara la domanda. Grazie. E lo, lo faccio qui perché non riesco a stare tutti. Sì, no, se se eh, le nostre studentesse hanno un loro punto di vista, volentieri lo ascoltiamo. Eh, eh, certamente il tema è, è legato, nel caso della crisi del, eh, del governo afgano dell'estate dell scorsa, è legato a, a quel discorso di fallimento di lungo periodo che stavamo, a cui accennavamo prima cioè eh, appunto la fuga è semplicemente il coronamento di un'esperienza che non è riuscita a radicarsi, mentre tutto sommato il caso ucraino appunto ha messo in luce l'esistenza di una, chiamiamola fragile, chiamiamola complessa, chiamiamola delicata esperienza interna di tipo costituzionale in cui ci sono stati due colpi di stato o passaggi rivoluzionari, come li possiamo definire però. Che alla fine ha messo in campo una situazione di relativa legittimazione di un sistema eh, politico con basi elettorali in cui eh, c'è stata una sostituzione per via pacifica del governo che aveva fatto la rivoluzione precedentemente, e quindi che adesso eh, si è intestata questa capacità di resistenza contro un'invasione straniera, anzi l'impressione è che la mossa di Putin abbia in qualche modo eh, contribuito a compattare una realtà, peraltro prima molto sfrangiata e molto divisa, perché appunto i turni elettorali mettevano in luce come eh, ci fosse una, una polarizzazione abbastanza forte all'interno della popolazione eh, ucraina. Eh, il caso afghano ha dimostrato invece una, una realtà diversissima perché le basi di legittimazione proprio che si erano costruite in un percorso appunto anche lì eh, di vent'anni quindi non proprio un percorso però eh, 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 evidentemente un percorso troppo dipendente diciamo dalla presenza straniera e, e dalla guida dall'esterno che non è riuscito appunto a radicarsi all'interno di un percorso riconosciuto e legittimo Che, che 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 quindi mettesse le basi poi per una resistenza nei خوب. بله. سوال شما فرق رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور افغانستان بود. ما برای شما گفتم در ابتدای برنامه که اشرف غنی یک پروژه در افغانستان از سوی آمریکا بود. تقریبا 21 سال پیش یا بگم 20 چند سال پیش وقتی که طالبان دوباره افغانستان را گرفتن رئیس جمهور وقت دکتر نجیب بود که او را به دار زدن و جسد از او حدود دو یا سه روز در بین شهر نمادی نگاه داشتن mi sentito che la domanda era appunto la differenza tra i due presidenti سی اوکی یه سوال از مستقیم از شما داره اجازه بدین Thank سوالی که من از شما دارم اون سوال من از کس دیگه پرسن. سوال ولی من شما اینه که شما که شرایط رو زندگی کردیم و دیدین چجوریه به نظر شما فرار غنی تنها راه بوده که وجودش یا برنامه ریزی بوده یا چه چه یعنی اینکه تنها راهی که بوده فرار غنی بوده مثلا اشرف غنی فرار نکرده از افغانستان برنامه ریزی شده بیرون شد Ma quando che Quella di Rani è stata una fuga programmata perché quando è scappato anche si è portato dietro scatole con dentro dei soldi, Tanti, nessuno scappa con denari a quantità ingenti, quindi è stata proprio programmata completamente. مذاکرات صلح در افغانستان سه سال به درازا کشید و در ماه اخیر مذاکرات اشرف غنی پنج هزار طالب را رها کرد و روزی که زندانیان آزاد شد قصه فرار اشرف غنی از افغانستان همو روز آغاز شد که برنامه کرد برای خروج از افغانستان Questo mi ricollego al discorso che avevo fatto prima della liberazione dei 5.000 uh, talebani, quindi è proprio tutto un filone programmato proprio affinché ci fosse stato questo, um, questo, questo cambiamento tra virgolette <totipotente> وقتی که اشرف غنی افغانستان خارج شد و بیرون شد از کابل هیچ قدرت در افغانستان امور سیاسی به دست نداشت و چور و چپاهول و دوزدی زندانیان آزاد شده در پایتخت کشور شدت گرفت Niente, in poche parole, quando Ashraf è, stato, uh, è uscito fuori dal paese, proprio è stata una cosa studiata perfettamente. Preciso in tutti i suoi dettagli. Quando è uscito fuori ci sono state proprio tutte queste sorte di rivolte anche all'interno della, della nazione perché proprio si sapeva perfettamente quale fosse il suo ruolo e per quale ragione fosse poi stato. <applause> طالب به دروازه های کابل رسید و توقف کرد برای از که فرصت داشته باشه اشرف برای فرار چون اگر طالب مثل طالب 21 سال 23 سال پیش می آماد باید رئیس جمهور کنونی سابق افغانستان به مانند دکتر نجیب اشرف غنی هم دار زده بشد پس اشرف یک پروژه بود Allora, è un progetto Ashraf anche perché se ci ricordiamo 21 anni fa quando c'era il dottor Najib come presidente dell'Afghanistan e i talebani sono arrivati al potere, è stato ucciso. Allora mi spiegate che differenza c'è tra eh, Ashraf e il dottor Najib perché il dottor Najib non è stato, eh, Ashraf Ghani non è stato ucciso, è stato tranquillissimamente proprio scortato fuori dal paese, quindi ecco. شاید شاید ما کشته شدن غنی یا ماندن غنی چیزی به حال افغانستان تغییر نمی آورد و باز هم افغانستان سقوط می کرد اما باید اتحاد ما افغان ها نشان داده می شد رئیس جمهور اوکراین یک قهرمان است که امروز در خط نخست جنگ Mi chiedevo, ammo, Ashraf Ghani, di fare un'esercitazione. Ecco, la differenza anche sostanziale che c'è tra il presidente ucraino, perché voleva collegarsi a questa cosa, e il presidente Ashraf Ghani, è stato anche che oggigiorno il presidente ucraino viene visto come un eroe che sta lottando in prima linea contro l'invasione. Al contrario, invece, si sta vedendo come Ashraf Ghani non solo è uscito fuori dal paese, ma come avevo detto prima. Ha completamente de, eh, ha tolto le armi al, 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 ai militari proprio per eh, abdicare quasi in favore dei, dei talebani. Spero di aver dato una risposta un po'. ممنون از شما و از همه کسایی که مر شنیدن و در آخر باز هم میخوایم از دانشگاه یول پروفسور رزیتو پروفسور گلو تمام کسانی که کمک کردن از افغانستان بیرونشون و زندگی مرسد کردن Eh, Amirante according to non vitorum, che botonom, a hamitar, a stereo rasoni, che tabla de ho di budomia, butter in sadoia, innanzitutto ci terrebbe ancora a ringraziare tutti quanti gli organizzatori, i professori. Scusate, ho fatto i nomi, ma non rammento. Ecco, ci teneva veramente a ringraziare, e spera un giorno di poter essere un grande portavoce proprio di, 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 di quello che sta succedendo, quello che succederà. Grazie mille. Credo che ci sia. voleva intervenire il dottor Riccardo Grassi, che è in collegamento credo che sia ancora collegato, Riccardo. Sì, sono collegato. Grazie. No, volevo eh, molto brevemente eh, eh, commentare o riferirmi a, a una domanda precedente no, di, di la possibile, la possibile eh, eh, rapporto tra la situazione in. Eh, eh, in Afghanistan e in U U Ucraina, no? cioè dai talebani che prendono il potere, così come l'esercito russo eh, cerca di, di controllare l'Ucraina. Mi sembra brevemente importante sottolineare una differenza fondamentale, in realtà perché i talebani sono afghani, no? Quindi non è un'invasione, non è un'invasione eh, di un paese esterno eh, sull'Afghanistan. Sono quelli che hanno, sono stati in guerra con, con gli invasori in realtà. In questo senso, eh, diciamo tecnicamente o non tecnicamente soltanto, eh, è più paragonabile l'invasione dell'Afghanistan nel 2001 con quello che adesso vediamo come invasione nel caso di Ucraina. E non è soltanto, mi sembra importante la, sottolineare queste, queste differenze perché centrano con l'agire politico nell'attuale situazione nell'Afghanistan. Se uno guarda agli, i talebani come invasori stranieri, e banda di terroristi sono tutti gli elementi che non servono alla elaborazione di una politica per vedere cosa fare nell'Afghanistan e cosa fanno gli afghani in Afghanistan. Questo è l'elemento centrale. E coerentemente con la riflessione che faceva la, eh, la donna afghana che parlava, il presidente Arsol Afghani era il rappresentante. Di, Dell'invasore, diciamo, no? Con tutte le cose che la politica costruisce intorno al eh, discorso democratico, la democrazia liberale, il Parlamento, eccetera, eccetera, però eh, la realtà era quella, e infatti, pensando forse ai precedenti drammatici, a ha preferito di andare via mh, subito però adesso ha riiniziato eh, i contatti tramite quello che era all'inizio il suo capogabinetto e poi il ministro per la pace Abdul Salam Rahimi che si è recato Doha è andato e adesso a Kabul per eh, ehm, avviare il rientro di Asad Jan in Afghanistan con la promessa che non farà politica ma eh, lavoro accademico perché lui è un professore in realtà Mm? è questo che mi, mi, mi importa il, nella prospettiva del da farsi oggi mm? grazie e se non ci sono altri interventi direi eh, guido che potremmo possiamo chiudere c'è un altro intervento? ok scusate Uh, thank you so much for uh, all of you uh, today. It was a great day for me. I have to say thank you all of you. Uh, you made our day, and thank you from uh, Yulmi University to take this great opportunity for us, especially for me, for uh, Shabana and also Najma. So uh, we will continue our way. So we uh, were journalists. We will continue our way. No problem. We can start again. We are young, so we have the poverty. So start again and again. Thank you so much. Thank you. Thank you. <laughs> On International Women's Day, we celebrate the power and potential of women and girls. We recognize their courage, resilience, and leadership. We mark the ways in which we are making progress towards a more gender equal world. At the same time, we see how that progress is being undermined by multiple interlocking and compounding generational crises. Currently, we are witnessing the horrifying situation in Ukraine, where the impacts on women and girls, including the hundreds of thousands displaced, remind us that all conflicts from Ukraine to Myanmar to Afghanistan, from the Sahel to Yemen, exact their highest price from women and girls. The Secretary General has been clear war must stop. Recently, we have seen the impact of COVID 19 in increasing inequalities, driving poverty and violence against women and girls, and rolling back their progress in employment, health, and education. The accelerating crisis of climate change and environmental degradation are disproportionately undermining the rights and well being of women and girls. They are multiplying insecurity at all levels from individual and household to national rising temperatures extending droughts violent storms and floods are resulting in loss of livelihoods depleting resources and fueling migration and displacement the latest major ipcc reports on climate change and our secretary general have warned us that nearly half of humanity is living in the danger zone now, and that many ecosystems are at the point of no return now. Climate change is a threat multiplier, but women, and especially young women, are solution multipliers. We have today the opportunity to put women and girls at the center of our planning and action, and to integrate gender perspectives into global and national laws and policies. We have the opportunity to rethink, reframe, and reallocate resources. We have the opportunity to benefit from the leadership of women and girls, environmental defenders, and climate activists to guide our planet's conservation. We need Indigenous women's intergenerational knowledge, practices, and skills. It will take unprecedented levels of global cooperation and solidarity to succeed. But there is no alternative to success. We must protect our hard won gains on human rights and women's rights and lead decisively to leave no woman or girl behind. We have a blueprint to follow. It involves women's full and equal participation and leadership in decision making, their access to green jobs and the blue economy, their equal access to finance and resources. We need to ensure universal social protection and a care economy that protects us all. We have to scale up financing for gender responsive climate, environmental and disaster risk initiatives, including for COVID 19 recovery and to increase resilience to future shocks. The solution is there. We must resolve to pursue it. Let us make this International Women's Day a moment to recall that we have the answers not just for sdg 5 but through the advancement of gender equality for all 17 sdg goals and agenda 2030 i look forward to working with every one of you to that end and i thank you